Scusate, signora. Una delle cameriere desidera parlarvi. Non ho tempo ora. Molto bene, signora. Quale cameriera? Thérèse, signora. Thérèse? Sì, signora. Sapete di che cosa voglia parlarmi? Non ne ho la più pallida idea, signora. Deve dirlo a voi. Sono molto occupata e non posso riceverla, a meno che io non sappia di che cosa si tratta. Riferirò, signora. Non sono riuscito a farmi dire una parola, signora. Insiste che deve essere lei stessa a parlarne con voi. Ditele che ne parlerò domani. È quello che ho fatto, signora. Mi ha risposto che domani non sarà più qui. Jackson, come pensate che mi potesse interessare questo annuncio di matrimonio? Non ho potuto farne a meno, signora. Suppongo che abbiate sentito mio fratello e me accennare alla questione. Sì, signora. Ma non avrei fatto alcun cenno se non avessi pensato che fosse di qualche importanza per voi. Oh, no, no, non è importante. Conosciamo le persone coinvolte e naturalmente ci interessa l'evento. Di certo non avrete pensato che ci fosse altro. Certo che no, signora. Comunque, nel caso dovessi immaginarlo, sono certo che sarebbe vostro interesse ricordare i miei fedeli serviti nel mantenerlo segreto. Jackson, siete impazzito! Siete un falsario confesso! No, non dite così, signora. Era una confidenza. Ve l'ho detto in confidenza. Allora io vi dico in confidenza che al primo sotterfugio da parte vostra questo piccolo... Sì, lo terrò a mente, signora. Lo terrò a mente. Molto bene. Tornando alla cameriera Thérèse, perché dice che domani non sarà più qui? Mi è venuto in mente, signora, che potrebbe avere da ridire su alcuni fatti che pensa di aver visto accadere in questa casa. Ditele che le alzerò il salario e se non sono i soldi che le interessano le parlerò io stessa. Molto bene, signora. L'hai visto? Sì. E tu hai trovato Sid? No. Non c'era. Dovremmo chiamare un fa. Ma no, 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 non possiamo farlo. È troppo pericoloso. Eppure dobbiamo fare qualcosa, no? Non abbiamo più neanche molto tempo. Hanno affidato l'incarico ad Holmes. Sherlock Holmes? Sì. Ma e che cosa può fare? Non lo so, ma qualche mossa farà. Non aspetta mai a lungo. Ma perché non cerchi qualcun altro, visto che non riusciamo a trovare Sid? Proverò, l'ho già detto a Billy Lanza, lo sta cercando dovunque. Dannazione, sono 2 anni che aspettiamo questo momento e ora lei ci blocca. Sai cosa faccio? Vado e la porto giù. Proverò il modo di farle cambiare idea. Ma no, no, ci abbiamo già provato, non è servito a niente. Proverò qualche altro sistema. Ma attenzione, niente che si veda, niente se... Farò attenzione. Avvicinatevi. Di che cosa si tratta? Il signor Jackson ha detto che dovevo venire. Ho detto a Jackson di sistemare la faccenda con voi. Non poteva farlo, madame. Non desidero rimanere ancora. E perché no? Dovete darmene qualche motivo. Il motivo è che desidero andare via. Siete stata qui mesi e non vi siete mai lamentata. Signora, non era così prima. E adesso che sta cominciando a non piacermi. Che cosa? Che cosa non vi piace? Non mi piace, signora. Qui, questo posto, quello che fate. La giovane signora che tenete lassù. Non posso restare a guardare. Non va bene. Non posso restare a guardare. Oh, no, non è quello che sembra. La giovane signora è molto malata. Non sta bene qui. E per noi è un grave problema, ma ce ne prendiamo cura e la trattiamo con la massima gentilezza. Ah!
Non allarmatevi, mia cara! Mi sporco una... Oggi sta particolarmente male, ma si sentirà presto molto meglio. Fermatevi! Non lasciate questa stanza! È riuscita a darti una spiegazione soddisfacente, suppongo. Non andrei via di qui ora. Posso trovare un altro posto? Non è così difficile. Non è così difficile se sai dove andare. Ah, ecco. Questo biglietto. Vai a questo indirizzo, non farlo vedere a nessuno. Mister Sherlock? Shhh! Qualcuno potrebbe sentirti. Vai lì in mattinata. Non perder tempo, sciocco. Di loro che è arrivato l'egregio signor Sidney Prince. Sì, signore, chiedo venia. Vi annuncio immediatamente, signore. Ah. Come sono contenta che tu sia venuto! Ciao! Sì. Salve, Larrabee! Oh, per l'amor del cielo! Ricordati che io qui sono per tutti Chetwood! Oh, chiedo scusa, errore mio! È passato di tempo da quando imparavamo il mestiere insieme! Sì, sì, sì! Non me lo sarei mai aspettato che tu avessi fatto una cosa del genere quando sono venuto a lavorare con te la prima volta ai tavoli da gioco fuori New York! Ma non è il momento di parlarne adesso! Non è il momento di fare il fermaloso, eh? Tutto tranquillo, dici? Nessun pericolo in agguato? Neanche per idee. Non vi state derubando da soli, spero. In effetti sembra quasi così. Lo sapevo che c'era qualcosa sotto. Acquattati qua, in questo posto, per più di un anno. Ma non sono riuscito a sapere niente su di voi. Non è che qua dentro ci sono 50.000 sterline in banconote, eh? Mi dispiace deluderti, ma non è così. Peccato. Documenti. Sì. Bene, andiamo. Prima di cominciare, comunque, di cosa si tratta? Ma perché sprecare del tempo così? Se ci sono dentro, ci sono dentro, giusto? E voglio sapere in cosa sono dentro. Ma perché non glielo dici, Jimmy? Se succede qualcosa, come faccio a dire ai ragazzi di cercare? Allora, sì. Tu sai che siamo stati nel continente, posti di vacanza e roba del genere. Sì. È stato lì in un posto che si chiama Bad Homburg, in Boemia. Ci siamo imbattuti in una ragazza che aveva dei problemi. La sorella era appena morta e niente genitori. Matt se l'è fatta amica ed ha scoperto che questa sorella aveva avuto una specie di storia d'amore con un gentiluomo straniero di rango eccezionalmente elevato. Un gentiluomo straniero? È quello che ho appena detto. Che c'è stato fra di loro? Una promessa di matrimonio. La rotta, ovviamente. Ovviamente, ed anche il cuore di lei. Ora, non so che cosa si aspettasse la ragazza, ma qualcosa si aspettava. E lei e il suo bambino sono morti. Morti? Sì, loro sì, ma in caso no. Ci sono ancora delle prove in giro, fotografie, documenti, gioielli con incisioni che lui le ha regalato. La sorella le ha tenute e noi abbiamo tenuto lei. E qual è il suo piano? Vuol pareggiare i conti. E il vostro? Ricavarne tutto il possibile. Le lettere e il resto dovrebbero valere qualcosa. Ti dico solamente che non sarebbe sicuro per lui sposarsi senza prima essersi liberato di questa roba. Lui lo sa benissimo e in più lo sa anche la famiglia. La famiglia? Ricca, suppongo. Ricca non è la parola giusta, è qualcosa di molto di più. Caspita, famiglia reale, eh? E quale membro?
non possiamo dire. Stiamo cominciando a muoverci nell'alta società, eh? Ma la ragazza, quella a cui è morta la sorella, come avete fatto a coinvolgerla? Ma naturalmente io l'ho presa, l'ho consolata e l'ho invitata a stare da me a Londra. Poi Jimmy è venuto qui, ha trovato questo posto e quando era tutto pronto, siamo venuti anche noi e c'era anche una cassaforte privata per i gioielli e per le lettere. Sì, infatti, la cassaforte con combinazione, serratura, tutto. Bene, tutto è andato liscio fino a un paio di settimane fa, quando siamo stati contattati da alcuni avvocati di Londra che ci hanno fatto delle proposte, il che significava che qualcosa si stava preparando. Volevano quella roba fuori dai piedi. Poi all'improvviso le trattative si sono interrotte per colpa loro. Allora la mia mossa successiva è stata quella di minacciarli, ma per farlo avevo bisogno di quelle lettere. Ed è stato così che ho scoperto che lei, la ragazza, aveva cambiato la combinazione. I numeri erano tutti sbagliati e non c'è stato modo di farle aprire la cassaforte nemmeno spaventandola o affamandola. Avete quella roba qui dentro? È quello che ti ho detto, sì, è qui dentro e lei ha cambiato la combinazione. Non ci vorrà molto a correggere questo insignificante errore. Quello che non capisco però è perché gli avvocati abbiano interrotto così le loro offerte. Beh, è molto semplice. Si sono arresi ed hanno affidato l'incarico a Sherlock Holmes. Cosa? C'è Holmes in questa storia? Sì, è quello che mi hanno detto. Ma che cosa può fare? Non preoccupatevi, aprirò la cassaforte. Ti chiedo solo di mandare un telegramma. Dov'è l'ufficio postale più vicino? È dietro l'angolo. Corri a spedirlo. Bada bene quello che ti ho detto. Corri a spedirlo. È per Alf Bessing. È il braccio destro del professor Moriarty. A Londra gestisce lui tutto ciò che è losco. Sherlock Holmes è sulle sue tracce da mesi. Lui non lo sa, sta cominciando a rendersene conto solo adesso. Si scatenerà all'inferno. Che cosa gli comunichi col telegramma? Niente di niente, solo che voglio vederlo domattina per un lavoretto. Leggi tu stesso. Ma non metterci tutta la notte, non sappiamo quello che può essere. Sbrigati, non preoccuparti, va! Ma dimmi, Prince, questo professor Moriarty che cosa fa? Che cosa fa? Te lo dico io che cosa fa. Lui è l'imperatore. Se ne sta seduto a casa, calmo e tranquillo, e gestisce ogni grossa operazione che c'è. Tutti i ragazzi in gamba lavorano per lui in un modo o nell'altro. E lui li tiene tutti in pugno senza muovere un muscolo. E se qualcosa va storto la polizia lo viene a sapere, non c'è modo di mettergli le mani addosso. Non possono toccarlo. E anche se potessero, non lo toccherebbero. Perché no? Perché ci hanno provato, ecco perché. E quelli che ci hanno provato sono stati trovati poco dopo che galleggiavano sul fiume. Quelli che sono stati ritrovati. Una volta che Moriarty ha segnato qualcuno, non c'è più una strada sicura per lui. Ce l'hai fatta, Sid? Non ancora, ma so come muovermi. Fra poco ci siamo. Allora, Sid, come va? Così, così. Ebbene, questo professor Moriarty... Chiedilo a lei. È tutto a posto, Jim. Era la cosa giusta da fare. Ci siamo. Vado e la porta qui. Ci dirà dove sono quei documenti o la strangolerò! Sì. Mi raccomando, la porto qui. Non datele tempo di pensare. No. Che cosa è andato a fare? È l'unica cosa che c'era da fare. Dobbiamo farceli ridare, altrimenti 2 anni di lavoro saranno andati perduti. C'è solo una cosa. Senti, non mi piacciono queste cose. Le torture e tutto il resto. Ma non preoccuparti, se ce ne occupiamo noi. Beh, penso che ci siano 2 modi di fare le cose. Se ne avete il fegato, fatto. Sì,
perché per 2 anni ora, noi... Ora vediamo se vuoi o no! Dite che cosa vuoi! Non c'è bisogno che me lo diciate, lo so bene! Oh, no, 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 cara, non lo sai affatto! Questa volta non ha niente a che fare con i numeri, con le serrature o le combinazioni! Dici che cosa ne hai fatto? Hai sentito? Che cosa ne hai fatto? Non lo saprete mai da me. Tu ci dirai dove hai messo quel pacchetto prima di uscire da questa stanza, stasera. No, se mi uccidete. Ah, non ti uccideremo. No, no. Ti faremo qualcos'altro. Dici dove l'hai messo, dici dov'è lui e lui si fermerà. Diccelo, dov'è? Dov'è? Dimmelo, la prossima volta ti darò una stretta tale che ti farò sputare fuori. Non ci stai attenti. È il momento di stare attenti questo. Dov'è? Diccelo. Diccelo! Attenzione! Un uomo alto, capotto lungo, viso liscio, cappello e bastone da passeggio. Sherlock Holmes, è qui. Non rispondiamo. No! Quello dei poteri soprannaturali. Sa quello che pensano i topi nelle fogne. Ah, oh, sciocchezze. Portate via la ragazza, presto. Portalo su quella camera. È la vostra ultima speranza. Presto. Andiamo. Devo supporre che... Ricorda. Niente. È di salute cagionevole e non può vedere nessuno, sì, capito? Sì. Certo, tu portala in camera e rimani davanti alla porta. Sì. Sì. Tu esci da qui. Fai il giro, aspetta fuori fino a che lui non è entrato, poi gira da fuori e rientra davanti. Preparati per quando esce. Se lui prenderà il pacchetto, io farò 2 fischi acuti. Se non senti niente, lascialo passare. E se invece li sento? Allora, faglielo assaggiare. Oh no! Signore? Andate da qui. Mr. Holmes, suppongo. Chi desiderate vedere? Grazie tante. Ho inviato il mio biglietto tramite il maggiordomo. Ah, molto bene. Miss Faulkner prega Mr. Holmes di scusarla. Non se la sente di vedere nessuno stasera. Datelo a Miss Faulkner e ditele. Scusate, Mr. Holmes, ma è del tutto inutile. Davvero? Oh, sono davvero spiacente di sentirlo. Mi duole dirlo, ma Miss Faulkner è invalida. Non è in grado di vedere nessuno. La sua salute è molto cagionevole. Vi è mai venuto in mente che potrebbe essere troppo confinata in casa? E questo come vi riguarda? Non mi riguarda. Era un semplice suggerimento. Andate, portatelo al piano di sopra. Bella, finalmente voi potete portare su il vostro biglietto, la vostra nota o qualunque altra cosa voi desiderate. Volevo solamente risparmiarvi il fastidio. Ah, grazie. Nessun problema nel mandare un biglietto. Sapete, Mr. Holmes, voi mi incuriosite molto. Sì, parola mia, proprio così. Abbiamo sentito tutti parlare dei vostri metodi stupefacenti, la vostra incredibile capacità di analisi, la vostra abilità nel seguire e scoprire delle tracce, il modo straordinario in cui
traete informazioni dai minimi dettagli e oserei dire che in questi pochi momenti avete scoperto molte cose su di me. Niente di importante, Mr. Chetwood. Mi sono chiesto appena come mai siate uscito di corsa e abbiate inviato quel telegramma con tanta fretta. Quale scusa abbiate avuto per ingollare un bicchiere di brandy liscio a Lion's Head sulla strada di ritorno? Per quale motivo il vostro amico sia uscito così all'improvviso dalla finestra della terrazza? E cosa riguardo alla cassaforte della parte inferiore della scrivania vi provi tanta dolorosa ansietà? molto bene davvero! Naturalmente se queste cose fossero vere io ne resterei meravigliosamente colpito. Vi prego di scusarmi. Ah, bene, è di Miss Faulkner. Prega che le sia permesso di vedere Mr. Holmes. Lo implora, addirittura. Bene, suppongo che dovrò consentire. Jackson? Sì, signore? Dite a Miss Faulkner di scendere in salotto. Il Mr. Holmes attende di vederla. Bene, signore. Perdiamo, ma ciò è veramente stupefacente, straordinario. Posso chiedervi, se non sono troppo indiscreto, qual è il testo del messaggio che avete inviato a Miss Faulkner e che ha suscitato in lei il desiderio di scendere? Soltanto che se non fosse scesa entro 5 minuti sarei salito io. Ah, ecco cos'era. Proprio così. E a meno che non mi sbagli di grosso, sento la giovane donna sulle scale. Nel qual caso sarebbe 1 minuto e mezzo in anticipo. Harris, proprio così. Miss Faulkner, permettete che vi presenti Mr. Sherlock Holmes. Miss Faulkner? Sono davvero lieta di incontrarvi, Mr. Holmes. Ero così ansiosa di scendere, ma il medico mi ha impedito di vedere chiunque. Tuttavia, quando il cugino Freddy mi ha detto che sarei potuta venire, se ne è assunto la piena responsabilità e quindi io ho la coscienza perfettamente pulita. Vi ringrazio per aver consentito a vedermi, Miss Faulkner. E sono dolente di avervi dato l'incomodo di un tale rapido cambio d'abito. Oh, durante la giornata, Mr. Holmes mi è permesso di alzarmi e sedermi vicino alla finestra. Oh, quindi eravate di sopra, seduta a guardare fuori della finestra. È proprio così. Ammiravate la nebbia? Mr. Holmes è all'altezza della sua fama, non è vero, Freddy? Non saprei. Oh, ha preso degli avvalli. Mi dispiace molto. Mi ha raccontato delle cose straordinarie. E non erano vere. Ascoltate questo. Mi ha chiesto che cosa mi provocasse tanta ansietà nella cassaforte sotto la scrivania. Beh, ma non c'è niente, vero? Niente. È una cassaforte così sicura e completamente vuota. Oh cielo, Mr. Holmes, ma cosa pensavate che ci fosse? Beh, forse andrà meglio la prossima volta. Eh sì, la prossima volta, Mr. Holmes. Magari potete provare con me. Sì, che cosa pensate di lei? Ah, è molto facile capire una cosa di Miss Faulkner, ed è che ama molto il pianoforte. E la sua espressività è meravigliosa e la sua tecnica straordinaria. Anche se le piace abbastanza la musica leggera, ha una grande passione per Chopin, Liszt e Brahms. Suona molto, in effetti. Vedo che questa è la sua distrazione principale, il che rende ancor più notevole il fatto che non ha toccato il pianoforte per 3 giorni. Però, non trovi che sia sorprendente, non trovate? Sì, certo, è andata molto meglio che con me. Sono lieto di aver ristabilito la mia reputazione compromessa e come ricompensa spero che Miss Faulkner vorrà suonare per me qualcosa che amo particolarmente. Oh, ne sono lieta e se ne sarei lieta se ne fossi in grado. Ah, se ne siete in grado?
Qualcosa mi dice che avete il preludio numero 7 di Chopin sulla punta delle dita. Oh sì, me lo so, lo so. Sarà un tale piacere. Scusate, ditemi, Mr. Holmes, ma come ho arrivato a sapere tutte quelle cose sul mio modo di suonare, l'espressività, la tecnica? Le vostre mani, Miss Faulkner. Ah, e i compositori che avete menzionato? Il leggio. Oh, è semplice. Ditemi, Mr. Holmes, avete detto che non ho suonato per 3 giorni. Come avete fatto? I tasti. I tasti? C'è un leggero strato di polvere. Oh, cielo, polvere! Bene, se non se l'hai mai dimenticata prima. Certo, dovrete pensare che siamo molto disordinati, Mr. Holmes. Al contrario, deduco da molte cose che non siete assolutamente disordinati. Quindi sono portato a concludere che la mancanza di Terese sia dovuta a qualcos'altro. Che cosa? A qualche preoccupazione insolita che si è recentemente verificata in questa casa. Siete stato molto bravo, Mr. Holmes. Meritate il vostro Chopin. Grazie. Salotto, signore. Che cosa volete dire, testa dura? Sono piuttosto sicuro che abbia suonato, beh, signore. Beh, vi dico che non ha suonato. Il vostro maggiordomo ha ragione, Mr. Chetwood. Il campanello ha suonato. E voi come lo sapete? Sono stato io a suonarlo. Che cosa volete? Voglio inviare il mio biglietto a Miss Faulkner. Che diritto avete di venire in casa mia e di dare ordini alla servitù? E quale diritto avete voi di impedire che i miei biglietti arrivino a destinazione? E come mai voi e questa signora siete ricorsi alla frode e all'inganno per impedirmi di vedere Alice Faulkner? Jackson, a causa di qualche piccola svista, nessuno dei biglietti che vi ho dato è stato consegnato. Accertatevi che questo errore non si ripeta. I miei ordini, signore. Oh, avete degli ordini? Non posso dirlo, perché... Vi è stato detto di non consegnare i miei biglietti. E questo come vi riguarda, vorrei sapere. Ah, risponderò a breve al vostro quesito. E a breve scoprirete che non sarebbe un problema per me scaraventarvi nel mezzo di strada. Probabilmente no, ma i problemi seguirebbero rapidamente una tale azione da parte vostra. Siete maledettamente fortunato perché non ho armi con me. Sì, bene, quando Miss Faulkner sarà scesa in questa stanza potrete andare a prendere le vostre armi. Prendere le mie armi? Chiamerò la polizia, anzi, farò di più. La chiamerò adesso! Non lo farete! Resterete qui finché la giovane signora a cui sono venuto a fare visita non sarà entrata in questa stanza. Che cos'è che vi rende tanto sicuro? Perché preferirete infinitamente evitare un'indagine accurata sulla vostra condotta alquanto sospetta, Mr. James Larrabee. Un'indagine che avrà di certo luogo se voi e vostra moglie tenterete ancora di interferire con i miei affari. Quanto a voi, mio caro, sono lieto di ravvisare in voi una vecchia conoscenza. Un vostro recente coinvolgimento come falsario ha reso molto ricercata la vostra presenza a Wall Street. O consegnate questo biglietto o dormirete nella stazione di polizia stasera. È un problema di scarsa importanza per me che cosa sceglierete di fare. Che devo fare, signore? Andate, ormai non ha più nessuna importanza. Ma come? Se mi sfoghi le scende, Holmes se le prenderà le me. Ho messo Sid giù, aspetta quando esce. Solo poco tempo fa mostravate una grande ansia di lasciare questa stanza. Di grazia non voglio trattenere oltre né voi né vostra moglie. Siete voi, Mr. Holmes? Desideravate vedermi? Moltissimo, in effetti, Miss Faulkner. E sono desolato di vedere che siete ben lontana dallo stare bene.
No? Vi chiedo perdono, ma che cosa sono questi segni? Niente. Niente? E questo segno qui sul collo che mostra chiaramente la presa di mani maschili, anche questi non sono niente? Mi viene in mente che mi piacerebbe avere una risposta per tutto questo. È possibile che voi possiate fornirmela, Mr. Larrabee? Come potrei conoscerla? Sembra che ciò sia accaduto nella vostra casa. Ebbene, se anche fosse, fareste meglio a capire che non è molto sicuro per voi e per nessun altro approfittarsi di intromettersi dei miei affari. Ah, quindi sono affari vostri. Alla fine abbiamo capito questo, almeno. Vi prego di sedervi, mi ascolti. Non so chi siete, Mr. Né perché siete qui. Sarò molto lieto di rispondere alla domanda. Per quanto riguarda i miei dati, avete il mio nome, il mio indirizzo e la mia professione sul biglietto che vedo tenete ancora stretto nella mano sinistra. Un investigatore. Esattamente. E il mio compito è questo. Mi hanno chiesto un consulto sulla possibilità di ottenere da voi delle lettere e altri oggetti che si suppone siano in mano vostra e che non c'è bisogno che ve lo dica, sono la causa di questa grande ansietà. È vero che ho quelle lettere, Mr. Holmes, ma è impossibile ottenerle da me. Altri hanno tentato e fallito. Quelli che altri hanno fatto o non fatto, benché possa essere per certi versi istruttivo, non può in alcun modo condizionare il mio comportamento. Io sono venuto da voi direttamente per pregarvi di avere pietà e perdonare. Alcune cose, Mr. Holmes, sono al di là della pietà e del perdono. Ma altre non lo sono. Sono in grado di assicurarvi il pentimento sincero, il profondo rimorso della persona che ha inflitto la ferita e del suo onesto desiderio di fare ammenda come è in suo potere. Come si può fare ammenda verso i morti? Come, infatti? E per lo stesso principio ogni ferita che siete in grado di infliggere per mezzo di quegli oggetti non può portare alcuna ammenda a coloro che non sono più qui. Dovrete agire per i vivi, non per i morti, per la vostra soddisfazione, Miss Faulkner, e per la vostra vendetta. So da queste e altre cose che sono accadute che è contemplato un matrimonio. È vero. Io non posso abbandonare ciò che intendo compiere, Mr. Holmes. Ci sono altre cose oltre alla vendetta. C'è la punizione. Se non sono in grado di conferire con la famiglia con la quale quest'uomo progetta di imparentarsi in tempo per impedirlo, la punizione arriverà in seguito. Ma potete essere ben certo che arriverà e non c'è altro da dire. Buonanotte, Mr. Holmes. Ma mia cara Miss Ford. Mr. Chetwood! Ma che cosa succede? La lampada in cucina è caduta dal tavolo e giù è tutto in fiamme, no! Signore! Non allarmatevi, Miss Ford, non c'è alcun incendio. Nessun incendio? Sono stato io a provvedere al fumo. Provvedere al fumo? Ma che cosa significa tutto ciò, Mr. Holmes? Che volevo questo pacchetto di lettere. No! Ma che non lo prenderò. Come certo avrete immaginato, l'allarme per il fuoco aveva il solo scopo di indurvi a rivelare dove erano nascoste. Ma ora che assisto alla vostra grande sofferenza, mi rendo conto di non poterle prendere e di conseguenza dovrò... Quindi, le avete prese, vero? Suppongo che adesso vorrete portarle fuori da questa stanza. No, al contrario, mi vedrete renderle al legittimo proprietario. Ah sì, mi sembra una decisione molto saggia da parte di Mr. Sherlock Holmes. Non vi illudete, Mr. Larrabee. La ragione per cui non esco da questa casa con le lettere non siete voi né quello che potreste fare, dire o provare. È solamente per questa giovane signora... Causa di costante rammarico, Miss Faulkner, che la professione che ho scelto mi metta in contatto con un mondo i cui membri per la maggior parte non sono dei gentiluomini, ma benché Mr. Larrabee,
possano comprendere che cosa sia l'onore, sono certo che voi lo sappiate. Permettetemi di mettere il pacchetto nelle vostre mani. Se foste mai tanto generosa e incline al perdono da doverle rendere a colui che le ha scritte, avete il mio indirizzo. In ogni caso, state certa che non ci saranno più né crudeltà né persecuzioni in questa casa. Siete perfettamente al sicuro con i vostri oggetti, perché ho fatto in modo che il vostro minimo grido di sofferenza sia udito. Buonanotte, Miss Ford. Quanto a voi, signore, e a voi, signora, se doveste continuare a perseguitare questa giovane donna, lo farete a vostro rischio. Buonasera. Oh. Allora, non l'ha presa la roba, vero? Le ha date a lei. Cosa? Le ha trovate e le ha date la ragazza? Sì. Beh, allora dico, cosa aspettate? Adesso è il momento, prima di nascondere. Fermo. Che problema c'è? Volete farmele scappare? Sì, hai ragione, è tutta una maledetta montatura. No, Jim, no! Ti dico di sì, è l'unico modo che abbiamo di impossessarci. È quello che dico anch'io. Hanno bussato. Che cos'è stato? Qualcuno alla porta, Jackson. Non c'è nessuno alla porta, signora. È tutto, Jackson. Ci fa sorvegliare. Quello che dobbiamo fare adesso è lasciar perdere e farlo prendere dall'imperatore. Intendi il professor Moriarty? Sì, ci facciamo pensare lui. Lo sistema in fretta, Holmes. Troviamoci domattina alle 9, da lì, 9 in punto. Non preoccupatevi. Vi dico che il professor Moriarty lo prende prima di domani sera. Non aspetta mai troppo. E quando colpisce, è morte sicura. Oh! Qualsiasi argomento. Parlami di Davidson. Io credo si stia tenendo dei soldi, signore. Ne mancano 600 su quell'ultimo carico, vero? Qualcosa del genere. Fa in modo che sia sistemato. Ci deve pensare Crane. E accertati che la sua sparizione sia notata. Ne devono parlare. Così finisce Davidson. Ora, riguardo la questione di Blaisdell,
Hai scoperto qualcosa di più? Era tutta una trappola, signore. Che cosa intendi dire? Una trappola, pensata e preparata da una persona esperta. Ma con le lettere e i documenti, con le istruzioni, li hai riportati o li hai distrutti, vero? Non ho potuto, signore. Manning era sparito e con lui anche i documenti. Spariti? Di nuovo Holmes? Un bel problema per il processo Underwood. Ma io credevo che Shackleford potesse ottenere un rinvio. Ha provato e ha scoperto che era tutto bloccato. Ma chi può averlo fatto? Sherlock Holmes! Holmes! È impossessato di 30 documenti e istruzioni su altrettanti lavori. Qualcuno anche su come togliere di mezzo una o due persone sta pian piano completando la catena di prove che se non lo fermiamo prima lo condurrà a me, sicuro come il sole che sorge, a me! Sta giocando un gioco piuttosto pericoloso, questo Holmes. L'ispettore Wilson ci ha provato 7 anni fa. Wilson è morto. 2 anni fa ci ha attentato ancora l'ispettore Henderson. Non abbiamo sentito parlare molto di Henderson di recente, eh? Per niente, signore. Un uomo capace, questo Holmes. Spera di tirarmi in ballo nel processo Underwood, ma non si rende conto di quello che gli può succedere fra oggi e lunedì. Non ci sarà più una strada sicura per lui se faccio il suo nome a Craig. Oppure potrei andare io stesso a fargli una visitina. Così, giusto per il gusto di farlo. Baker Street, vero? Casa sua. Baker Street, signore. Potremmo rendere assolutamente sicure 3 strade in ogni direzione. Sì, signore. Potremmo! Lo abbiamo già fatto migliaia di altre volte altrove. A tirare in trappola la polizia. Uomini ad ogni entrata organizza per stanotte a Baker Street. Alle 9 in punto richiama l'attenzione di quelli che lo sorvegliano e tienili fuori dai piedi, capito? Vedrò io stesso questo Holmes. Gli darò la possibilità di salvarsi la vita, ma se rifiuta di trattare con me! E mai avranno gli altri va avanti da troppo tempo. Un indizio qua, una prova là. L'ispettore medio discende da generazioni di zotici fin dalla notte dei tempi, ma questo Holmes! Il passare del tempo lo stagno è diventato troppo piccolo per noi due. E noi siamo cresciuti insieme come un paio di vecchi lucci ingordi. Noi io mangio lui e lui mangia me. Oppure ci strozziamo a vicenda. In ogni caso uno dei due deve sparire! Troveranno il suo corpo sull'Isle of Dogs. E concluderanno che con la notte buia e la nebbia densa è scivolato sul ponte di Waterloo che ha i parapetti bassi. Una volta che lui sarà morto, non scopriranno mai chi è stato, non lo sapranno mai. Sì, Bessig, sì. Chi è? Che hai detto? Prince, sì, ho ricevuto il suo telegramma ieri sera. Deve aspettare. E allora digli di venire al telefono. Prince, sì. Ho ricevuto il tuo telegramma ieri sera. Devi aspettare, un problema molto importante. Chi? Sherlock Holmes. Contro di te in un lavoro. Ma che tipo di lavoro? E dove si trova adesso? Aspetta un momento. Fatti dire di che cosa si tratta. Prince! No, aspetta! Fallo venire. Ma signore, non è mai venuto nessuno qui, nessuno vi conosce. È per questo che siete stato al sicuro per tutti questi anni. E nessuno mi vedrà. Adesso io starò di là. Sarai tu a parlare con lui.
Questo è il tuo studio, ricorda, il tuo studio. Io starò di là. Prince, non posso proprio incontrarti, però puoi venire qui. Che ruolo hanno? Come si chiamano? Dice che con lui ci sono delle persone, un uomo e una donna, si chiamano Larrabee e non accetteranno che Prince abbia nessun colloquio con noi se non in loro presenza. Falli venire. Prince, di a John di venire al telefono. John, queste persone con Prince ti sembrano a posto? Ok, allora conducili attraverso il magazzino e poi giù per la scala circolare e portali qui attraverso il tunnel, ma fai attenzione, osservali mentre camminano, che non portino niente addosso e che nessuno vi veda scendere giù. Non mi piace, signore. Mi manca la levatura. È il tuo studio. Ricorda, il tuo studio. Numero. I tre sono con te? Ok. Mi sembra di aver capito parlando attraverso il telefono privato che avete un qualcosa per cui avete contro il Credo Pulis. Sì, signore, proprio così. Cortesemente, fornitemi particolari. Jim e Madge Larrabee, qui, hanno preso una ragazza Homburg, dove la sorella aveva avuto una relazione con un giovane nobile forestiero che aveva promesso di sposarla. Ma la famiglia si è messa in mezzo e ha rovinato tutto. Lui si è comportato malissimo e se l'è svignata. Però le aveva scritto delle lettere, le aveva dato anelli e altre cose. E c'erano anche delle fotografie. Ora, siccome tutto questo dimostra che lui l'ha ingannata e tradita, non è proprio una bella cosa, considerando chi è il tizio e quali titoli deve ereditare. Così, quando la ragazza muore, le lettere e tutto il resto vengono in possesso della sorella, quella che i miei amici Jim e Madge qui hanno assistito per tutto il tempo. E dove avete tenuto la ragazza? Abbiamo preso una casa a Norrington Road. Per quanto tempo siete stati lì? 2 anni, il 14 di questo mese. E le lettere e le prove del pessimo comportamento del giovane, quando è che raggiungeranno il loro massimo valore? Adesso, signore, adesso. C'è un matrimonio in vista, ci sono state delle offerte. E il problema è riprenderci le carte. Dove sono? Ce l'ha la ragazza, signore. Sì, le avevamo preso una cassaforte per custodire, pensando che quando fosse arrivato il momento avremmo potuto aprire la cassaforte. Ma la serratura non funzionava, quindi abbiamo chiamato l'amico Sid Prince, che ieri sera l'ha aperta, ma la cassaforte con il pacchetto era sparito. Sparito? Sparito. Che cosa avete fatto quando ve ne siete accorti? Che cosa abbiamo fatto? Avevo aperto la cassaforte e dato un'occhiata dentro quando Sherlock Holmes suona alla porta. Lì a casa vostra? A casa mia! E non le ha riprese le lettere? Sì, le ha riprese e poi le ha riconsegnate a Miss Faulkner. Riconsegnate? Cosa significa riconsegnate? E c'è un altro fatto poi che mi sconcerta. È successo un incidente giù in cucina. Una lampada è caduta dal tavolo ed ha sparso dappertutto olio in fiamme. Il maggiordomo è corso di sopra gridando al fuoco. Ci siamo precipitati di sotto e abbiamo constatato che con pochi secchi d'acqua siamo riusciti a spegnere l'incendio. Io ho un suggerimento da dare. La prima cosa da fare è eliminare il vostro maggiordomo. Non licenziarlo. Liberarci di lui. Questo compito a Craven oggi appena si fa buio. Dagli altri due per aiutarlo. Mister Larrabee lo condurrà in cantina per qualche motivo e noi lo aspetteremo là. Il furgone di Dalton servirà per portare il cadavere al fuoco. Non c'è bisogno di preoccuparsi, signora. Noi facciamo queste cose in silenzio. Ma c'è dell'altro.
Voi avete visto le lettere, le fotografie e tutto il resto? Le avete viste? Sapete come sono fatte? Sì, le ho osservate molto attentamente. Bene, sareste in grado di riprodurle in modo che siano assolutamente identiche a quelle del pacchetto che Sherlock Holmes teneva in mano l'altra sera. Posso provare con le lettere, di qua? Bene, voi occupatevi delle lettere, manderò io qualcun altro per occuparsi del resto, basandoci sulla vostra descrizione. Pensi che quel vecchio artista tedesco? Leuchner. Esatto, Leuchner, mandalo a casa della signora alle 11. Ora sono le 10:15, il che vi dà 3/4 d'ora di tempo per raggiungere la casa. Voglio i falsi per stanotte alle 11. 12 ore di tempo per prepararmi. E saranno pronti, signore. Bene. Bessie, avvisa il Lascar che potrei aver bisogno della camera gas di Stepney questa sera. La camera gas? Sì, quella alle spalle del fiume. E fai in modo che credi sia lì a 12:45. Mister Larrabee, voglio che scriviate una lettera a Mister Sherlock Holmes. Vi detterò io. E stanotte potrei aver bisogno di un piccolo aiuto da entrambi. Vediamoci qui alle 11. Va tutto bene, signore, ma non abbiamo ancora detto niente riguardo agli accordi economici. Non sono sicuro di... L'accordo è fatto, non avete scelto. Non ho scelta! Non avete scelta! Faccio quello che voglio e voglio prendere in mano questo caso. E quello che voglio io? Non sono sicuro, Mr. Larrabee, ma penso di poter provvedere anche a questo. Otterrò gli originali da Miss Faulkner e tratterò in modo da poter ottenere molto di più di quanto potreste mai ottenere voi. Inoltre, vi do la possibilità questa sera di vendere i falsi a Mr. Sherlock Holmes per una bella somma. E il ricavato di questa operazione sarà diviso come segue. Voi prenderete il 100% ed io niente. Niente? Niente. Non possiamo trattare il valore delle lettere finché non sappiamo chi incriminano. E Mr. Larrabee non ci ha ancora informato. Mr. Larrabee è saggio nell'usare cautela. Dà il giusto valore alla chiave di volta del suo arco. Ma sarà d'accordo che io sappia. Professor Moriarty, noi vorremmo dare questa informazione a voi soltanto. Voi ne siete assolutamente certi? Assolutamente. Ciò significa che siete in possesso di una bella fortuna. Se lo avessi saputo prima, difficilmente avreste ottenuto le stesse condizioni. Beh, non siamo del tutto... D'accordo è fatto! Vi auguro buona giornata, Mr. Larrabee. Alle 9 di stasera metti i tuoi uomini davanti a casa di Sherlock Holmes a Baker Street. Andrete lì voi stesso? Ci andrò io stesso. Io offrirò la pace o la morte. All'appuntamento di mezzanotte per incastrare Sherlock Holmes nella camera gas di Swan & Lane? Se fallisco a Baker Street, lo intrappoleremo a Swan & Lane. Un modo o nell'altro, Sherlock Holmes sarà mio! Thank you.
È il dottor Watson, signore. Mi avete detto che potevo sempre farla entrare. Bene, penso proprio di sì. Ah, Watson, mio caro amico. Come state, Holmes? Lietissimo di vedervi, mio caro amico, lietissimo. Il piccolo coniugale mi si addice. Siete ingrassato 3,5 kg dall'ultima volta che vi ho visto. Veramente sono 3 kg? In effetti avrei dovuto riflettere un po' di più, ma vedo anche che rischiate di perderli di nuovo se vostra moglie rimane lontana da casa ancora a lungo. In realtà rientra domani da una breve visita. Ma come lo sapete? Come lo so? Osservando. Come so che avete aperto un gabinetto e avete ripreso la pratica medica senza dirmi neanche una parola, che vi siete bagnato molto i piedi ultimamente e che avete preso al vostro servizio una ragazza quanto mai sbadata e maldestra e che avete spostato la toletta dall'altra parte della stanza. Mio caro, se foste vissuto qualche secolo fa vi avrebbero bruciato vivo. Mentre voi, invece voi, mio caro dottore, sareste stato al sicuro in qualsiasi secolo foste capitato. Ditemi, come sapete tutto ciò? Elementare, Watson. Ci sono dei segni e dei graffi paralleli sul vostro stivale destro. Qualcuno ha rasiato via il fango incrostato e l'ha fatto male. Da qui i vostri piedi bagnati e la ragazza maldestra. Il vostro viso è rasato male dalla parte destra. Prima eravate rasato male sempre a sinistra. E visto che non potete aver spostato la finestra, dovete aver spostato la toletta. Per Giove, sì. Ma il gabinetto? Non riesco a capire come abbiate potuto intuirlo. Ah, mio caro Watson. Se un gentiluomo entra nella mia stanza recando odore di iodoformio e con una macchia nera di nitrato d'argento all'interno dell'indice destro, nonché con il caratteristico piccolo rigonfiamento del cappello dove è nascosto lo stetoscopio, dovrei essere uno sciocco per non affermare che è un membro attivo della professione medica. Naturalmente, ma come diamine sapevate che mia moglie non c'era? Dove diamine è il secondo bottone del vostro panciotto? E cosa diamine ci fa il garofano di ieri sul risvolto di oggi? È elementare, Watson. Un gioco da ragazzi di deduzione. Che cos'è oggi? Morfina, cocaina o...? Cocaina, una soluzione al 7%. Ritorno al mio antico amore. Volete provarne un po'? No, di certo. Mi dispiace. Non desidero danneggiare il mio organismo prima del tempo, io. Giusto, mio caro dottore, giusto. Ma vedete, il mio tempo è giunto. Holmes, per mesi vi ho visto utilizzare queste droghe letali in dosi sempre maggiori. Quando prendono possesso della persona, non c'è via di scampo. Bisogna andare avanti e avanti, fino alla fine. Così voi andrete avanti e avanti a fare colazione fino alla fine. La colazione è cibo. Queste droghe sono veleno, lento ma inarrestabile. Comportano dei cambiamenti dei tessuti di natura gravissima. Proprio ciò che mi serve, dottore. I miei tessuti mi annoiano a morte. Ne voglio una serie tutta nuova. Davvero? Holmes, io sto cercando di salvarvi. Beh, non potete farlo, vecchio mio, quindi non sprecate il vostro tempo. Watson, cambiamo argomento. Nell'entusiasmo che vi ha portato a narrare, e perdonate la mia affermazione in qualche modo ad appellire qualcuna delle mie piccole avventure, avete commesso quella l'errore e l'imprudenza di dar loro una certa sfumatura di romanticismo che mi ha colpito, quasi fosse un poco fuori luogo, come infilare una fuga amorosa nel quinto teorema di Euclide. Accenno a ciò solo nel caso intendeste in futuro narrare anche il caso mio più famoso e di maggior portata della mia carriera, un caso
che mi ha impiegato ben 14 mesi e che si sta avviando rapidamente ad un culmine assai singolare. Mi riferisco al caso del professor James Moriarty. Moriarty? Non ricordo di aver mai sentito nominare questa persona. Il Napoleone del crimine, Watson. Resta seduto immobile come un orrendo ragno velenoso al centro della sua ragnatela, ma quella ragnatela è vastissima e lui ne conosce ogni movimento in ogni angolo. Davvero? Ciò è molto interessante. Ma mio caro dottore, diverrà realmente interessante quando il professore comincerà a capire la sua posizione, cosa che comincerà a fare fra poco. Entro le 10 di domani sera i tempi saranno maturi per gli arresti. Poi il più grande processo del secolo, la risoluzione di più di 40 misteri e la forca per tutti. Beh, ma che cosa farà quando si accorgerà che lo avete in pugno? Che cosa farà? Oh, mio caro dottore, mi farà l'onore di impiegare tutte le risorse della sua magnifica organizzazione criminale al solo scopo di distruggermi. Allora, Holmes, questa è una situazione alquanto pericolosa. Al contrario, è molto piacevole. Mi risparmia innumerevoli dosi di quelle droghe letali sulle quali di tanto in tanto mi fate l'onore di darmi le vostre opinioni mediche. Watson, la mia intera vita non è altro che una serie di tentativi frenetici di sfuggire al luogo comune dell'esistenza. Per un breve istante io le sfuggo. Dovreste congratularvi con me. Ma potreste farlo senza correre rischi tanto gravi. Gli altri casi non sono stati tanto pericolosi ed erano anche più interessanti. Per esempio, quello di cui mi avete parlato l'ultima volta che ci siamo visti. Il recupero di quelle lettere e di quegli oggetti in possesso di una ragazza. Si trattava di una storia alquanto particolare, se ben ricordo. Dovevate fare in modo di farla tradire per scoprire il nascondiglio di quegli oggetti, provocando un allarme per un incendio in casa sua e poi... E poi? Il piano non ha avuto successo. Ah, naturalmente sì, finché l'ho portato avanti. Avete fatto in modo di far entrare Forman come maggiordomo in casa sua? Forman era il maggiordomo. E a un vostro segnale ha rovesciato una lampada in cucina, lanciato dei fumogeni e dato l'allarme. E la giovane ha... Sì, sì, tutto è andato precisamente secondo il piano. E come vi ho detto che avrei fatto, ho preso il pacchetto dal nascondiglio e l'ho reso a Miss Fulton. Ma non vi avete detto perché avevate intenzione di restituirglielo? Per una ragione semplicissima, perché per me sarebbe stato un furto prenderlo. Gli oggetti sono di proprietà della giovane signora. Sì, cosa ci avete guadagnato? La sua fiducia e forse la sua stima, poiché non posso prendere le lettere, le fotografie e i gioielli. Senza il suo consenso, la mia unica possibilità è ottenere quel consenso, indurla a darmi il pacchetto di sua spontanea volontà. L'averglielo reso dopo esserne entrato in possesso è stato il primo passo. Il secondo dipenderà esclusivamente da quello che succederà oggi. Aspetto Forma qui fra mezz'ora per fare il rapporto. Vi prego di perdonarmi, signori. Io, un ragazzo, ha detto di venire subito su, appena arrivata. Giustissimo, giustissimo. Temo che ci sia un problema, signori. Il maggiordomo, il vostro assistente, quello che mi ha mandato da voi. Forman? Qui, lui, Forman. Gli hanno fatto qualcosa. Ho paura di andare giù a vedere. Giù dove? Lasciò la cantina di quella casa. È un posto spaventoso. Non è tornato, è sceso, ma non è risalito. E chi l'ha mandato giù? Il padrone di casa, Mr. Shevnod. L'arabi? Qui? È laggiù da molto? No, perché ho sospettato subito, appena ho sentito quel rumore spaventoso. Oh, quel rumore! E quale rumore? Il rumore! Cercate di restare calma e spiegatemi, com'era? L'urlo spaventoso di un uomo abbattuto da qualcosa di letale. Chiamo la carrozza, svelto. Sì, signore. E qualcuno l'ha seguito in cantina? Non l'ho visto. Non aspettare, chiama la vescovo. Il meccanismo si è messo in moto, Watson. Prendete questa e venite con me. Non è meglio che vada anch'io, monsieur? No, voi aspettate qui. Ah, ma questo è Forma. Allora, ieri sera, quando me ne sei andato, Prince è rientrato in casa e sono partiti per andare nella stanza della ragazza a recuperare il pacchetto. Così ho dato 3 colpi con la scure sulle travi come avete ordinato e non sono andati oltre. Ma
stamani mattina, poco dopo le 9. Un momento. Sì, sì. Mademoiselle, andate in quella stanza e riposatevi un po'. Ma non sono stanca, monsieur. Allora andate in quella stanza e camminate un po'. Vi farò sapere quando sarete richiesta. Oui, monsieur. Watson, dategli un'occhiata alla testa. È un brutto livido, ma non è pericoloso. Molto bene, molto bene. Dopo le 9, dicevate. Sì, signore. Poco dopo le 9, l'Arabi e sua moglie sono andati via in macchina. E verso le 11 lei è tornata, senza di lui. Qualche tempo dopo è arrivato il vecchio Leufner e sono andati in biblioteca a lavorare. Io ho dato un'occhiata dall'esterno e ho visto che stavano facendo una copia contraffatta del pacchetto che ci interessava. Dovete aspettarvi qualche tiro mancino, signore. No, loro dovranno aspettarsi qualche tiro mancino, Foreman. E che mi dite di l'Arabi? È arrivato poco dopo le 3. Come stava? Sembrava molto agitato, signore. Nessun risentimento evidente verso di voi? Penso di sì, anche se tentava di non mostrarlo. È andato fuori e ha parlato con qualcuno. Era differente anche il comportamento della Larrabee? Mi ha dato un'occhiataccia quando era entrata. Ah, un'occhiataccia. Era presente anche lei quando hanno parlato. Qualcuno ha dato indicazioni contro di voi. Mi hanno mandato con qualche pretesto in cantina. Siete stato assalito nel buio da 2 uomini, forse 3. Avete ricevuto un brutto colpo con una mazza. Siete riuscito a colpire uno degli assalitori con una pietra. No, con un pezzo di legno e siete sfuggito dagli altri strisciando fuori dalla griglia per il carbone. È quello che è successo, signore. Ah, hanno inserito un compagno nell'affare, uno pericoloso. Non solo ha dato indicazioni in questo complotto contro di voi, ma ha anche suggerito di fabbricare il falso pacchetto. Entro breve vedrete che Mr. Larrabee si offrirà di vendermi. Mi dirà che Miss Faulkner ha cambiato idea, mi vorrà incontrare per parlargli della cosa e successivamente si offrirà di vendermelo per una somma di denaro enorme. Dopodiché... Una lettera, signore, una lettera importantissima! Ah, a meno che non mi sbagli di grosso, la comunicazione appena menzionata è arrivata. Sì, è questa. Leggetela per me, Watson. E i miei occhi la cocaina sapete. Gentile signore. Oh, chi si rivolge a me in questo modo? James Larrabee. Oh, che sorpresa. E che cos'altro a dire James questa sera? Gentile signore. Spero che non lo dirà ancora. Ho l'onore di informarvi che Miss Faulkner ha cambiato idea riguardo alle lettere, eccetera, che desiderate avere e ha deciso di cederle in cambio di una remunerazione economica. A questo scopo le ha poste nelle mie mani e se voi siete nella posizione di offrire una buona somma in contanti, l'intera partita è vostra. Però se desiderate negoziare, deve essere per questa notte a casa di un mio amico in città. Dovrete trovarvi alle 11 in punto al Guards Monument in Waterloo Place. Vedrete una carrozza con dei battenti di legno a coprire i finestrini. Entrate e il conducente vi porterà a casa del mio amico. Se farete seguire la carrozza o tenterete qualsiasi altro sotterfugio, non avrete ciò che desiderate. Fatemi sapere qual è la vostra decisione. Vostro James Larrabee. Ora controllate se ho capito bene i punti salienti. Stasera alle 11, Guards Monument, Waterloo Place. Carrozza con le imposte di legno, nessuno deve accompagnarmi, nessuno deve seguire l'avventura o non avrò ciò che desidero. Esatto. Ah. Ma la carrozza con le imposte di legno? Ah, un piccolo stratagemma per impedirmi di vedere dove vengo condotto. Billy? Sì, signore? Chi l'ha portata? Era una donna, signore. Giovane o anziana? Molto anziana, signore. In una vettura? Sì, signore. Mai visto il conducente prima? Sì, signore, ma non riesco a ricordare dove. Molto bene. Dai questo alla signora, scusati per il ritardo
e dai un'altra bella occhiata al conducente. Sì, signore. Holmes, di certo non vorrete andare. Certo che sì. Ma è un falso. È proprio il falso che voglio. E perché mai? Perché con quello otterrò l'originale. Mademoiselle? Ma questo tipo significa guai. Anche questo tipo. Mademoiselle, siate così gentile da ascoltare ogni parola. Stasera a mezzanotte incontrerò James Larrabee e acquisterò da lui il falso pacchetto di lettere di cui avete appena sentito parlare, visto che stavate ascoltando dal buco della serratura di quella porta. Voglio che Miss Faulkner sia avvertita più presto che intendo acquistare il pacchetto questa sera. Glielo dirò adesso. Questo è ciò che desidero, ma non ditele che so che è falso. Lei deve supporre che io stia acquistando l'originale. Oh, oui, monsieur, je comprends. Quando voi lo acquistate pensate di avere quello vero. Bene, bene così. Ah, un'altra cosa, domani vi chiederò di accompagnare Miss Faulkner nel luogo in cui il conte von Stahlburg riceverà dalle mie mani il pacchetto. Ah, ma riceverete ulteriori istruzioni a riguardo in mattinata. Oui, monsieur. Orman, sì. Indossate il travestimento da mendicante numero 14. Andate in ogni topaia, Limehouse o Wapping. Voglio che giriate e mi portate qualche indizio su chi è il nuovo compagno dell'Arrabi. Devo saperlo, devo saperlo. Benissimo, signore. Se non mi dispiace, signore, c'è un uomo che aspetta in strada e dice che deve parlare a Mr. Forman, signore. Il più in fretta che può. Forse faremmo meglio a dargli un'occhiata. Fallo entrare, figli. Non può entrare, signore. Sta controllando un uomo in strada. Ha detto che è di Scotland Yard. Farei meglio a vedere di cosa si tratta. No! Ah, molto bene, ma dategli un'occhiata prima, siate pronto a tutto. Fidatevi di me. Billy va a vedere che cosa fa. Sì, signore. Una cosa si fa interessante. Sentite, Holmes, mi avete raccontato qualcosa di questo caso. Quale caso? Lo strano caso di Miss... Ah, proprio così, un momento. Mr. Forma è ancora lì? No, signore, se n'è andato. È tutto? Sì, signore. Grazie, signore. Ah, quindi mi stavate dicendo quello strano caso di... Di Miss Faulkner. Ora, ah, proprio così, lo strano caso di Miss Faulkner, sì. Sentite, mi avete raccontato qualcosa. Non pensate che sia quantomeno giusto che mi raccontiate il resto? Che cosa volete che vi dica? Potreste dirmi che cosa intendete fare con il falso pacchetto per ottenere il quale intendete rischiare la vita. Oh, la mia vita non vale poi molto quando si tratta di operare in un caso come questo, tanto nobile come questo. Aiuterò un uomo che ha privato una ragazza della vita e dell'onore a derubare la sorella di lei di oggetti che le appartengono. Un compito che non avrei mai accettato se ne avessi saputo quanto ne so ora. È un vero peccato. È una ragazza assai graziosa. Assai graziosa, Allora ritenete possibile che... Scusate, signore, Mr. Foreman ha appena mandato il garzone del farmacista all'angolo a dire che la testa gli fa un po' male. Il dottor Watson, per cortesia, può andare un attimo a prendere qualcosa da metterci sopra. Sì, sì, andrò immediatamente. Strano, non sembrava niente di serio. Non preoccupatevi, Holmes, sarò di ritorno in un attimo. Billy Chiao è mandato, ti ha portato il messaggio di fuori. Il garzone del farmacista? Ah, naturalmente, ma quale garzone? Non sono riuscito a vederlo bene. È rimasto qualche metro più indietro, nella nebbia, ma sono sicuro di non averlo mai visto prima. E poi, era un po' grande per essere il garzone del farmacista. Ora svelto, Billy. Vai giù e guarda il dottore. Se il ragazzo è sparito e c'è un uomo con lui, sono guai, fammi sapere presto. Non perdere tempo a salire, suona il campanello, lo sentirò. Suonalo forte, di aspetta, avanti. Sì, signore.
Ebbene, è un'abitudine pericolosa tenere il dito su un'arma carica nascosta nella tasca di una veste da campo. Andrete diritto da qui all'ospedale se continuate a tenere la vostra mano dietro la schiena. Ovviamente voi non mi conoscete. Al contrario, mi sembra evidente che vi conosco. Posso concedervi 5 minuti se avete qualcosa da dire. Che cosa volete fare? Voglio guardare l'orologio. Vi dirò io quando 5 minuti saranno scaduti. Prego, accomodatevi. È quello che avevo da dirvi, voi lo avete già immaginato. Allora voi avrete immaginato la mia risposta. Non vi arrendete. Assolutamente no. Vedete, Mr. Holmes, avete incrociato la mia strada esattamente il 4 di settembre. Poi il 23 mi avete arrecato un disturbo. Per la metà di ottobre mi avevate seriamente infastidito. Alla fine di ottobre i miei piani erano totalmente intralciati. E ora, sul finire di novembre, a causa delle vostre continue persecuzioni, mi trovo in una posizione tale da dover rischiare seriamente la mia libertà. La situazione si sta facendo insostenibile. Avete qualche suggerimento in proposito? È necessario che la smettiate, Mr. Holmes. Davvero, sapete? Dopo lunedì. Sono assolutamente certo che un uomo della vostra intelligenza si rende perfettamente conto che c'è un solo possibile esito in questa situazione. È necessario che voi abbandoniate. Avete condotto questa storia in modo da lasciarci una sola possibilità. È stato un piacere intellettuale per me vedere il modo in cui vi siete cimentato con tutta questa vicenda e, lo dico francamente, sarebbe un dolore dover ricorrere a misure estreme. Voi sorridete, signore, ma vi garantisco che è così. Il pericolo fa parte del mio mestiere. Non si tratta di pericolo, ma di inevitabile distruzione. Voi non solo intralciate un individuo, ma una potente organizzazione, la portata reale della quale nemmeno voi con la vostra abilità siete in grado di comprendere. Che cosa abbassate le mani? Volevo semplicemente... Semplicemente non fatelo. Se desiderate così tanto rimettere a posto il taccuino, farò in modo che qualcuno lo rimetta al posto vostro. Ho piacere di risparmiare il disturbo ai miei ospiti. Non vi è venuto in mente, Mr. Holmes, che possa essere stato trattenuto? Sì. Ma vedo che anche voi siete nelle stesse identiche situazioni. Vi chiedo scusa, signore, ma qualcuno ha cercato di trattenermi. Comunque è evidente che non c'è riuscito. Sì, signore, si è preso il cappotto, ma non me. Billy? Sì, signore? Il gentiluomo che ti sto indicando con la pistola desidera rimettere al suo posto un taccuino che ha estratto poco fa dalla tasca interna destra della giacca. Ora però
desidera rimetterlo nella tasca interna sinistra, visto che oggi non è in sé e che lo sforzo potrebbe rivelarsi dannoso per lui, dovresti occupartene tu. Sì, signore. No! Guardate qui, signore. Mettila qui. Controllo se ne ha un'altra? Ah, ma come pigli, mi deludi. Questo gentiluomo ti ha appena informato di non averne altre. E quando, signore? Quando ha cercato di afferrare questa. Allora, professore, desiderate qualcos'altro? Qualche altra cosetta che avete, che desiderate, mentre Billy è qui? No, è tutto, non mi dispiace, Billy. Grazie, signore. Anche se avete reso sicure le strade in ogni direzione, il vostro progetto è alquanto sconsiderato, Moriarty. Pensare di usare quest'arma di sera così presto in questa parte della città. Temo che il piacere di questa conversazione mi stia facendo trascurare degli affari che richiedono la mia presenza altrove. Ma certo, certo. È un peccato. Io ho fatto tutto ciò che potevo. Conosco a memoria ogni mossa del vostro piano. Voi sperate che io sieda al banco degli imputati. Ebbene, io non siederò mai al banco degli imputati. Voi sperate di battermi, ma io vi dico che non mi batterete mai. E se sarete così scaltro da distruggermi, vi garantisco che farò altrettanto con voi. Mi avete fatto molti complimenti, Moriarty. Lasciate che ne facciano a voi. Se fossi certo della vostra distruzione, nell'interesse di tutti accetterei volentieri la mia. Sono venuto da voi questa sera per vedere se non fosse possibile che ci fosse pace tra noi due. Ah, sì, sì, ho visto. Voi non solo avete ritenuto opportuno non seguire i miei suggerimenti, ma avete fatto delle allusioni offensive e delle minacce d'arresto. Ah, proprio così, proprio così. Bene, allora se ritenete opportuno non seguire e fare attenzione alle mie proposte, forse farete attenzione a questa. Billy? Sì, signore? Accompagna gentilmente questo signore alla porta. Sì, signore. Da questa parte, signore. Tu sei, Mr. Holmes. Auf Wiedersehen! Sì, signore? Sei un bravo ragazzo. Sì, signore. Grazie, signore. Non l'avevo riconosciuto. Sì, la voglia di conoscere. Sì, è venuto. Non l'avevo riconosciuto. Non l'avevo riconosciuto.
E dove è Matteo? Legata al cavo per il proiettore. Il proiettore di immagini dietro. Queste però le sono prendono da qui, non è che c'è il microfono. Sono lo prendono da qui. Almeno credo, non so, una volta l'ha messa qui il microfono su. Thank you.
stata lì. Stavo fosse una fine. No,
senso lì c'è Silvia, c'è la porta, aprire il gas per lui. Il professor Moriarty sta arrivando. Non sarà mica il capo.
voleva assistere di persona. Dov'è Craig? Eccomi, signore. Hai due uomini? Certo, signore. Mi raccomando, Craig, non un errore stanotte. Certo, signore. Bessie, quella porta. È un piccolo ripostiglio, signore. Niente uscite? Assolutamente no, signore. E la finestra? È chiusa, signore. Si può rompere il vetro. Se qualcuno ci provasse, colpirebbe le pesanti sbarre all'esterno, signore. Sarà legato come un salame prima di poter rompere qualsiasi vetro. Ah, l'avete già usata, naturalmente, a tenuta ermetica, spero. Ogni fessura è sigillata, signore. E il gas? Quando gli uomini apriranno il gas, usciranno da quella porta, vero? Sì, signore. Può essere chiusa bene? Ha delle serrature molto sicure, signore. Fatemi vedere in quanto tempo riuscite a chiuderla. Non occorrerà fare in fretta, l'uomo sarà legato. Fatemi vedere in quanto tempo riuscite a chiuderla. Quel fatto, sì, signore. Credi, restate fuori da quella porta e aspettate. Fino a quando Mr. Laramie non avrà finito il suo piccolo colloquio d'affari con quel gentiluomo. Usate il passaggio a sinistra in modo che non vi veda quando arriva. Chi guiderà la carrozza stanotte? Ho mandato Hagan, all'ordine di portarlo in giro per un'ora circa, così che Sherlock Holmes non si renderà conto né a che distanza né in che direzione sta andando. E si fermerà alla porticina di Upper Swandelley. E quindi lo porterà a quella di porta. I vetri della carrozza sono stati coperti? Chiusure in legno, signore. Non c'è spazio più grande di un ago da dove possa vedere fuori c'è la nebbia. Abbiamo bisogno di una lampada. Meglio di no, signore. Potrebbe esserci rimasto del gas. Voi avete una lampada? È una lampada di sicurezza. Una lampada di sicurezza! Nel preciso istante in cui lui le vadrà, capirà quello che avete in mente e siamo finiti! Finiti! Non c'è odore di gas. Avanti, vai a dire all'Ascar che ci serve una bella lampada. Portate qui quel tavolo. Ora credi, e anche voi altri. Niente sparo stanotte, non un solo sparo si può udire nel vicolo di sotto. La prima cosa da fare è prendergli il revolver. Due di voi attirano la sua attenzione dal davanti e l'altro da dietro gli prende la pistola dalla tasca. A questo punto è vostro! Tutto chiaro, credi? Ci penso io, signore. Spegni la lampada. Fermi! Non prenderla, ci servirà quando l'altra verrà portata via. Non deve vederla, ricorda! Non spegnerla, coprila con qualcosa. Ecco, quei secchi, quelle casse. Signore, meglio che andate, Oaga potrebbe essere leggermente in anticipo. Andrà tutto bene. Bene, Mr. Laramie, siamo intesi. Vi aspetteranno. Vi do la possibilità di ottenere quello che volete, ma tutto ciò che vi sarà trovato addosso sarà soggetto alla consueta divisione. È proprio ciò che desidero. Una volta che avete finito e avete ottenuto il vostro denaro, soffiate nel fischietto che vedo appeso alla catena del vostro orologio e a quel punto interverranno questi signori. Atreidi! Signore? Al momento opportuno presenta a Mr. Sherlock Holmes i miei omaggi e digli che gli auguro un piacevole viaggio all'altro mondo! Fareste meglio a togliere quelle corde. Signore, noi staremo nascosti nel passaggio. Non ci vedrà quando entra. Capisco. Quando sentiamo il fischio, eh? Quando sentite il fischio? Senti, Jim, questa roba non fa per me. Penso di no. Quando c'è da far esplodere una cassaforte o da entrare nelle camere blindate delle banche, mi sento a casa. Ma non mi va l'idea di vedere qualcuno, non fa per me. Allora,
Voglio soltanto che tu vada all'angolo della strada e che mi avverta quando arrivi. E come te lo faccio sapere? Hai un fischietto per le carrozze? Certo. Bene, quando vedi Oagan, tieni il piccolo qui sotto, fischia due volte e basta. Ma non è come chiamare una carrozza allo stesso tempo. E che cosa vuoi di più? Prendi una vettura e vattene a casa. Non hai più bisogno di me qui, allora? No. Va bene, allora me ne vado. Da quando sono arrivato qui? Avete informato la polizia, forse? Temevo che lui sarebbe venuto, così ho aspettato. Ah, per informarlo, presuppongo. Sì, per informarlo. Sono venuta per assicurarmi che... Che cosa? Voi avete intenzione di truffarlo e ingannarlo, ne sono certa. Ma c'è dell'altro. E che cosa potreste fare nel caso? Potrei comprarvi. Persone come voi sono sempre pronte a vendersi. E quanto potreste dare? Il pacchetto originale, tutte le prove, tutto. L'avete con voi? No, ma posso andare a prenderlo. Davvero fareste tutto questo per quell'uomo? Ma davvero suppongo che voi crediate che lui sia vostro amico? Non ci ho pensato. Guardate che cosa sta per fare. Viene qui da me per comprare quegli oggetti. Ma sono falsi, sono contraffatti. Ma lui crede che siano veri, no? Non sarebbe venuto fin qui da me per acquistarli se non l'avesse pensato. Potrebbe ancora chiedere il mio permesso. Non ne avrà modo. Non ne avrà modo. Allora c'è dell'altro. Dell'altro? Sono qui da solo, no? Ho solo intenzione di parlargli di un piccolo affare. Dove sono gli uomini che erano qui? Quali uomini? Degli uomini dall'aria malvagia, li ho visti entrare dalla porta sulla strada. Ah, quegli uomini! Beh, sono saliti dall'altra scala. Potete vederli le panze di fronte, se guardate dalla finestra. No, guarderò nel corridoio se non vi dispiace. E invece mi dispiace. Ma non oserete trattenervi qui. Potrei osare, ma non lo farò. Sareste di intralcio. Dove sono quegli uomini? Restate dove siete. E li vedrete molto presto. Lo sapevo. Volete fare del male? No, è soltanto un piccolo scherzo a sue spese. Sentite, volevate le lettere, il pacchetto che tenevo nella cassaforte, vero? Oh, andrò a prenderlo. Lasciatemi andare e ve lo porterò qui o dovunque mi diciate. Ma non dirò una parola a nessuno, neanche a lui e nemmeno alla polizia, a nessuno. Non importa che vi disturbiate per andarlo a prendere, basta che mi diciate dov'è e purché lo facciate in fretta. Va bene, se mi date la vostra parola che non andrete avanti. Vi do la mia parola, è sottinteso. È proprio fuori dalla finestra della mia stanza, subito a sinistra, legato tra l'imposta e il muro. Lo troverete facilmente. Sì, lo troverò facilmente. E ora, dite loro di andar via. Non deve tornare a casa, non finché non ci sarò andato io. Legatela, tenetela fuori. Presto, Filippo, passami un pezzo di fumo. Avevate detto che se mi avessi rivelato... Non gli abbiamo fatto niente per il mondo. Allora mandateli via. Ragazzi, avete finito questa notte qui, andate. Ma non abbiamo visto, lo farà! Presto, portiamola fuori. Presto, portiamola fuori. Lui è qui, dannazione! Come? Sì, City Prince, hanno messo di guardia fuori! Ma non abbiamo tempo! Legatela, mettetela nel ripostiglio, forza! Non sarà facile trovarci qua dentro. E infatti non ci troverà, perché andiamo e lo leghiamo come un salame. Non credo proprio, se non mi dispiace lo vedrò prima io. Ma chi? Erano questi gli ordini, credi? È vero! Forse facciamo fretta e andare nel corridoio.
Apri le scale! Come diavolo è possibile che i malviventi scelgano sempre gli stessi posti per i loro affari di dubbia natura? Insomma, pensavo che dopo aver girato per un'ora esatta in una carrozza oscurata mi sarebbe stato mostrato qualcosa di nuovo. Già visto, vero? Ebbene, mi pare proprio di sì. Una volta ho arrestato uno dei vostri qui, stava cercando di gettarsi fuori da quella finestra. Si chiamava Ned Colvin, era uno scassinatore. Colvin? Mai sentito prima. Allora di certo neanche dopo. Un paio di falsari occupavano queste stanze regali nella primavera del 90. Uno di loro si era nascosto nel ripostiglio. Erano altri tempi allora. Proprio così, Mr. Larrabee, proprio così. Allora si trattava di scassinatori, falsari, piccoli imbroglioni di vario genere. Ora invece... Ora cosa? Detto fra noi, Mr. Larrabee, ho sentito delle voci... Voci su qualche lavoretto loscono lontano da qui. E uno o due omicidi quasi incomprensibili. E io ho dei sospetti. La mia congettura è corretta, lo è. Lo è cosa? Sigillata. E questo che cosa significa per noi? Oh, per noi niente, Mr. Larrabee, per noi niente. Potrebbe significare molto per un povero diavolo preso in questa trappola. Molto bene, Mr. Holmes, ma se tutto questo non significa niente per noi, lasciamo perdere e torniamo ai nostri affari. Oh, i minuti contati. Avrei dovuto immaginare che le mie riflessioni non vi avrebbero attratto, ma io ho profondo interesse per tutto ciò che ha a che vedere con le cosiddette classi criminali. Questo stesso interesse mi rende tanto ansioso di sapere come mai abbiate scelto un luogo tanto macabro per una normale transazione di affari. Vedete, Mr. Holmes, ho scelto questo posto perché ho pensato che non vi sareste sentito in una condizione tale da prendervi delle libertà come avete fatto l'altra sera in casa mia. Perché no? Perché avreste potuto non sentirvi a vostro agio. E qui avete fatto un singolare errore di calcolo, Mr. Larrabee. Sono perfettamente a mio agio, Mr. Larrabee, perfettamente. Ebbene, ecco qua il pacchetto, che è l'oggetto dei nostri incontri. Non l'ho ancora aperto, ma Miss Faulkner mi garantisce che c'è tutto. Non c'è alcun bisogno di aprirlo, Mr. Larrabee. Voglio che mi siate soddisfatto. Ed è proprio così che mi sento in questo istante. Miss Faulkner è una giovane donna sincera, la sua parola mi è sufficiente. Molto bene, non ci resta molto da dire. Beh, naturalmente noi chiediamo una bella cifra per quel pacchetto. Voglio dire, Miss Faulkner sta dando via tutto e quindi non ne sarebbe soddisfatta, a meno che il risultato non giustifichi questa azione. Diciamo, Mr. Larrabee, che poiché Miss Faulkner non sa nulla di questa storia, eviteremo di fare il suo nome nella discussione. Chi ha detto che non ne sa nulla? L'avete detto voi. Ogni occhiata, ogni gesto, tutto quello che avete detto e fatto da quando sono entrato in questa stanza mi informa che lei non ha mai acconsentito a questa transazione. Questa è una piccola speculazione fatta per conto vostro. Bene, suppongo che pensiate di potermi leggere come un libro. No, come un libro aperto. Ah, molto bene. Quanto siete disposto a dare? 1000 sterline. Non posso accettarle. Quanto chiedete? 5000. Non posso darvele. Benissimo, Mr. Holmes, ci siamo presi un gran disturbo per niente. Oh, per favore, non dite così, Mr. Larrabee. Per me questa occasione è stata doppiamente interessante. Non solo ho avuto l'opportunità di incontrarvi di nuovo, ma ho avuto anche l'opportunità di fare alcune osservazioni su questo posto che potrebbero non essere fuori luogo.
Ebbene, mi hanno offerto 4.000 per questo pacchetto. Perché non le avete accettate? Perché intendevo ottenere di più. È un peccato. Se ne hanno offerte 4.000, me ne daranno 5.000. Al contrario, non vi daranno niente. E perché no? Perché hanno affidato il caso a me. Siete disposto ad offrire 3.000? Per quanto possa apparire strano, Mr. Larrabee, il mio tempo è limitato quanto il vostro. Ho portato con me la somma di 1.000 sterline e questo è quanto intendo pagare. Se è vostra intenzione di vendere alla tale cifra, vi prego di informarmi immediatamente. No? Permettetemi di augurarvi una buona sera. Oh, andiamo! Non è il momento di star qui a trattare sull'acquisto di questa insignificante cosa. Pensavo che aveste detto di aver portato solo 1.000 sterline. Detto? Eccole. Sembra che ne abbiate portate molte di più. Ah, non ho detto di non averne portate altre. Vi prendete occasione di fare i vostri giochetti, voi, eh? Dipende da con chi ho a che fare. Era qui che vi volevo, James Larrabee. Eravate stato molto astuto, molto cauto, molto accorto. Non c'era niente per cui incriminarvi, ma questo piccolo passo falso vi farà avere 10 anni per furto. Ah, sì, mi avete in pugno, non è vero? E come pensate di potervi allontanare da questo posto? Non vedo alcuna difficoltà nel fatto. Potreste cambiare idea riguardo. Che cambi idea oppure no, io uscirò di certo da questo posto e il vostro arresto seguirà immediatamente. Il mio arresto? Per furto! E anche adesso che riusciate ad andarvene da qui, non avete un testimone. Non un solo testimone a vostro favore. Allontanatevi da qui. State indietro. Ah, voi, spregevole canaglia. Ah, temo che siate seriamente ferita. Miss Fulton. No, Mr. Holmes! Ah, prego, il lieto di vedervi. E anche voi, McTaggio, deduco dalla vostra presenza in questo frangente che non ho a che fare soltanto con Mr. Larrabee. La vostra supposizione è quanto mai corretta. Non è difficile immaginare chi ci sia dietro a una tale cospirazione. Spero che vi siate ripresa un po', Miss Fulmer, perché fra breve andremo via da qui. Sì, vi prego, andiamo via. Dovete aspettare un po', Mr. Holmes. Abbiamo un problemino di cui vogliamo parlare con voi. Molto bene, Craigie. Vi vedrò domani mattina nella vostra cella di Bow Street. Sono spiacente, signore, ma non abbiamo mica tempo fino a domattina. Dobbiamo sistemare tutto stanotte. Oh, benissimo, Craigie. Allora, sistemiamo tutto stanotte. È così importante, Mr. Holmes, ma così tanto importante che ve ne dovete occupare adesso! Ha preso la pistola. C'è solo un'altra persona a cui potrei augurarmi di dare la buonasera, ed è il talentuoso autore di questa carnevalata di mezzanotte. Dovrò comunque entro domani notte. Anche se non è qui con noi, mi manda un messaggio per voi, Mr. Holmes. Vi augura i suoi migliori auguri e vi manda un piacevole viaggio all'altro mondo. Molto gentile da parte sua, vero? State scrivendo il vostro testamento? No, è solo una breve descrizione dei vostri gentiluomini per la polizia. Gli altri li conoscono già. E cosa gli direte alla polizia, Mr. Holmes? Fra 9 minuti, 9:30 al massimo, Mr. McTaggio. Quindi ve ne andrete da qui tra 9 minuti? No, fra 1 minuto. Ma impiegherò 8 minuti per trovare un poliziotto. È una zona assai pericolosa questa. Allora quando siete pronto, fatecelo sapere. Sono spiacente, Mr. Holmes, ma non andrete da nessuna parte, perché adesso vi prendiamo e vi leghiamo come un salame sopra quel tavolo. Per Giove,
Non credo che lo farete davvero, io la penso così. Vi risparmiate un sacco di guai se lo fate senza far storie, perché se non lo fate... Mister Holmes! Vi potete far male! Allontanatevi da lui se non volete farvi del male! Statevi vicina, mia cara, se non volete farvi del male! Non venite qui! No! Ma attenzione, Miss, potrebbe essere ucciso! Allora potete uccidere anche me! Non credo che diciate sul serio. Invece sì. No, non l'avreste detto in un altro momento o in un altro luogo. L'avrei detto dovunque e in qualunque momento. Dunque, risolviamo la faccenda. Oh, avete pensato solo per un momento, credi, e io potrei non essere d'accordo? Allora, Mr. Holmes, dovrò rifilarvi un pugno, come ho fatto questo pomeriggio con il vostro aiutante. Ah, avete sentito che ha detto come ha fatto oggi pomeriggio col mio aiutante? Sì, sì. Per quanto sia un'esperienza sgradevole, vi chiedo di ricordare quel volto. Fra tre giorni vi chiederò di identificarlo sul banco degli imputati. Sì, e anche voi altri gentiluomini. Pensare di essere al sicuro in questa stanza senza degnare quella finestra di uno sguardo. Se volevate che fosse perfettamente sicura, avreste dovuto rimettere le sbarre mancanti. Sbarre o non sbarre, non sarà facile come credete uscire da qui. Oh, ci sono talmente tanti modi, Mr. Larrabee, che sono indeciso su quale scegliere. E allora è meglio che scegliate in fretta. Statemi a sentire. Molto bene, credi. Però la mia scelta è questa. Attenzione! Il sigaro! Seguite il sigaro! Fate attenzione, che non ho fatto la finestra! Prendi la lampada! La lampada di sicurezza, guarda! Troverete il sigaro in una fessura vicino alla finestra. Oh,
questi uomini? Lo vedrò, ma ho poco tempo. Molto bene, signore. Lo faccio entrare, signore? Sì, grazie. Buonasera, dottore. Buonasera. Prego, sedetevi. Grazie, non mi dispiacerebbe. Ebbene, qual è il problema? La gola, signore. Mi fa male la gola, la nebbia. Vi duole la gola, eh? Sì, è il dolore peggiore che abbia mai sentito. Mi fa così male quando inghiotto. Fa male quando inghiottite, vero? In effetti sì. Pensate, non riesco a mandar giù niente, solo bocconi piccolissimi e un po' di brodo. Bene, sedetevi qua, rilassatevi un momento e aprite la bocca il più possibile. Dite ah, ah. Di nuovo? Ah, ah. Dove sentireste questo dolore di preciso? Qui intorno, dottore, terribile. Dentro, qui intorno. È strano, non vedo niente di insolito. Voi non vedrete niente di insolito, ma a me fa male. Se poteste darmi qualcosa per farmi passare questo terribile dolore. È singolare che abbia colpito la voce in questo modo. Ebbene, allora da fare dei gargarismi. Potrebbero esservi d'aiuto. Grazie, dottore. Che cosa state facendo lì? Niente di niente, dottore. Sentivo un terribile corrente dietro la schiena e mi sono alzato per venire a vedere da dove veniva. Pazzos, mostrate a quest'uomo la strada più breve per la porta e chiudetelo bene dopo che sarà uscito. Ma dottore, voi non capite. Capisco benissimo, buonasera. La corrente, dottore, mi fa male alla gola. Da questa parte, se non vi dispiace. Credo che mi abbiate trattato in modo maledettamente oltraggioso, ecco cosa credo. Che avrete presto mie notizie. Sarò a casa di Mr. Holmes, a Baker Street. Se c'è qualcosa di particolare, sapete dove cercarmi. L'appuntamento è per le 9, sono le 8:15, andrò a piedi. Parsons! Perché le tende non sono chiuse? Erano chiuse fino a qualche minuto fa, signore. Sarà bene chiuderle. Andate a vedere chi è. Giusto, signore. Non è un paziente, signore. Ebbene, chi è allora? Una signora. E ha chiesto espressamente di voi. Per quale motivo? Non l'ha detto, signore. Ha detto soltanto che è cosa di estrema importanza e se potete riceverla, signore. È nella sala d'attesa? Sì, signore. Volevo camminare per fare un po' di esercizio, ma penso che dovrò prendere una vettura. Allora riceverete la signora? Sì, fatela entrare. E chiamatemi una carrozza nel frattempo, fatela aspettare. Sì, signore. Oh, dottore, siete così gentili a ricevermi. Mi rendo conto di quanto dobbiate essere impegnato, ma io ho tali problemi. È troppo spaventoso, in verità. Mi perdonerete per avervi disturbato in tal modo? Non lo dite neppure, signora. Oh, grazie, grazie tante, dottore. È disdicevole che io mi sia recata qui in questo modo, ma non sono sola. Ho la cameriera nel taxi. Io sono la signora DeWitt Seaton. Oh, oh, non ho portato il portabiglietti, oppure se l'ho portato, l'ho perduto. Non preoccupatevi per il biglietto, signora Seaton. Prego. Vi ringrazio molto, dottore. Voi non sapete che cosa ho passato stasera cercando qualcuno che potesse dirmi cosa fare. È capitato per caso, proprio per caso. Ma io so che non è stata colpa sua, ne sono certa. Colpa di chi? Ma di mio fratello.
una cosa simile non è proprio possibile. In che senso una cosa simile, signora Seaton? Ma nel senso di essersi impossessata dei piani delle nostre difese navali a Gibilterra, prendendoli dall'ufficio dell'ammiragliato. Sì, pensano che li abbia rubati e lo hanno arrestato. Vedete, lui lavora lì ed era l'unico a sapere dell'esistenza di quei piani in tutto l'ufficio, perché si fidavano di lui e lo avevano incaricato di fare delle copie. Sono desolato, signora Seaton. Oh, grazie, grazie tanto, dottore. Mi hanno detto che voi siete molto amico di Mr. Holmes. Me l'hanno detto diverse persone, sì, diverse. E mi hanno consigliato di venire da voi per sapere dove trovarlo. Vedete, tutto dipende da questo, dottore. Tutto! Certo, Mr. Holmes, è proprio lui la persona di cui avete bisogno. Eh sì, proprio così, è proprio lui. E rimane poco tempo, dottore, perché domani mio fratello lo porteranno in prigione. Coraggio, coraggio, signora Seaton. Vi prego, cercate di controllarvi. Che cosa mi consigliate di fare, dottore? Ebbene, io andrei direttamente da Mr. Holmes. Eh sì, ci sono andata, ma lui non c'era. Siete stata a casa sua? Sì, a Baker Street. Ed è per questo che sono venuta da voi, perché mi hanno detto che avrei potuto trovarlo qui. No, non è qui. Ma voi non aspettate una sua visita stasera? No, non c'è alcuna possibilità che venga, almeno che io sappia. Ma voi non potreste? E farlo passare, dottore. Oh, vedete, mi fareste un grandissimo favore. Io sono esausta di andare in giro tutto il giorno con questa angoscia. Se voi potreste fargli arrivare il messaggio di passare. No, no, non posso farlo passare. E vi prego di scusarmi, io stesso devo uscire per un affare urgente. Oh, naturalmente, dottore, non intendo trattenervi oltre. Voi mi consigliate di tornare a casa sua? Sì, sarebbe la cosa più saggia. Ecco, grazie, dottore, grazie. Voi non sapete quanto coraggio mi avete dato. Allora, buonanotte, dottore. Che cosa succede, Pato? Non lo so, signore, ma sembrava un incidente. Oh cielo! Spero che non sia niente di grave. Probabilmente non è altro che una carrozza che si è capovolta. Andate a vedere di che si tratta, Parsons. Il campanello, signore! Non fate entrare qualcuno nessuno! Qualcuno si è fatto male e aspettano voi! Non fate entrare nessuno, non ho più tempo. Molto bene, signore. Dobbiamo portarlo dentro, amico! Non ci sono altri posti! Dottore, non può ricevere più nessuno! Guarda, deve stare qua il signore per un po', no? Accolto il minimo! Che ce l'avete a fare se trova la lampada dallo stampo fuori? Stanno entrando, dottore, stanno entrando! Signora, se volete essere tanto gentile da uscire da questa parte, potete raggiungere la strada prendendo la prima porta sulla sinistra! No, dottore, io devo rimanere, potrei aiutarvi! In nessun modo! No, dottore, io devo vedere assolutamente quel povero uomo. Non posso andare signora, via. Signora, credo che la vostra visita abbia un secondo fine. Vogliate cortesemente... Da questa parte, signore. State attento. Attento alla gamba. Ecco. Ora entriamo. Ora il dottore vi visita e poi farete bene. Ora su una poltrona. No, bene. Mi voglio sedere qui. No, e questa è la poltrona! Volete che non sappia dove desidero sedervi? Sedetevi qua e state tranquillo! Ah, quello è il dottore! Quello non è un dottore! Sì che è un dottore! Siete il conducente? Sono il conducente! Bene, vi farò arrestare! Non mi potete mica arrestare! No, io no, ma qualcun altro sì! Siete un uomo davvero sgradevole! Siete un conducente? No, signore! E allora che cosa siete? Il maggiordomo, il maggiordomo, una bella storia. È il servitore del dottore. E chi vi ha chiesto chi è? Non vi preoccupate chi me l'ha chiesto, ve lo sto dicendo io. Oh, allora andate a dirlo a qualcun altro. Sedetevi qui e state tranquilli. Paso, controllate che quella carrozza mi aspetti. Sì, signore. Meglio che vi dia un'occhiata. Tranquillo, tranquillo. Dov'è il mio cappello? Il mio cappello? Il mio cappello? Che sti cappello ce l'avete sulla testa? Oh,
sgradevole. Vi farò restare, forza, tornate qui! Non posso restare qui, qualcuno potrebbe sgraffignarmi la vettura! Allora portate la vettura dentro, perché qualcuno non lo ferma? Questi vetturini, perché mi ha portato qui? Faccio, prendi il numero di quell'uomo! Signore, se state tranquillo per un attimo, vi darò un'occhiata! Non fatele raggiungere la finestra. Siete voi, Holmes? Proprio così. Cosa volete che faccia? Tutto l'avete già fatto. Attento, Holmes, si può uscire da quella parte. No, non credo proprio. Sono lieto di vedere che avete dei rimedi accuratamente preparati. Ottime per i nervi. L'ho presa, signore. Cielo, volta, siete voi. Mm-hmm. Ebbene, io... L'ispettore Bradstreet e i suoi uomini sono arrivati? Sì, uno nel corridoio che la trattiene, gli altri sono nel giardino della cucina. Sono entrati dal muro sul retro, da Mortimer Street. Molto bene, un attimo. Mio caro dottore, come avrete immaginato dal piccolo episodio appena visto in questa casa, è giunto il momento degli arresti. Le canaglie seguono la mia pista e io traggo vantaggio da questa folle caccia per attirarli dove possiamo mettere loro le mani addosso. 3 la scorsa notte nella camera a gas, 6 questo pomeriggio in diversi posti. Mi vuole dover dire che fino a questo momento il professore non ha boccato all'ave. Dove pensate che sia? Probabilmente in strada, sotto mentite sfoglie, in attesa della possibilità di arrivare a me. E questa donna è stata mandata qui? È proprio così. Una spia per segnalare, con tutta probabilità attraverso quella finestra. Ma tenda! Se fossi in casa, forma? Sì, signor. Portate un momento qui la donna. Quando prendo un'altra sigaretta, lasciate andare la presa su di lei. Afferratela quando ve lo dico di nuovo. Benissimo. Allora, signora Larrabee, Mr. Holmes vuole scambiare qualche parola con voi, credo. Ah, signora Larrabee, vi ho chiesto di tornare qui per comunicarvi la mia simpatia per voi in questa situazione quanto mai spiacevole. Mentite, non c'è alcuna situazione spiacevole. Oh, sono lieto di dedurre dalla vostra reazione quanto mai energica che non la pensate così. E avete ragione. Le nostre prigioni al giorno d'oggi sono assai ben gestite. Sono confortevoli come la maggior parte degli alberghi e di certo più tranquille e ordinate. Come siano gestite le prigioni è un affare che non mi riguarda. Non c'è niente di cui possano incriminarmi, niente! Beh, potrebbe esserci nel vero in ciò che dite. Eppure mi è venuto da pensare che avreste preferito essere vicina al vostro sfortunato marito, eh? Si può un gran parlare oggi della grande dedizione delle donne, quindi riprendetela, è tutto. Dottore, chiudete la tenda, non vorrei che vi sparino dalla strada. È troppo tardi. Troppo tardi, eh? Sì, il segnale è dato. Presto avrete su e... Non mi dispiacerebbe. Mi immagino di averne ora. Lasciatelo andare, pazzo. Veloce, Billy. È appena arrivato, signore. Da dove? Dalla casa, dall'altro lato della strada. Stava lì e guardava verso le finestre. Deve aver visto qualcosa perché è uscito. E c'era la carrozza che aspettava il dottore. E lui... Si è scambiato il posto con il conducente. E dov'è andato il conducente? Se l'è sgrignata nel buio, signore, ma non è andato molto lontano e ce ne sono altri, 2 o 3 in giro. Un altro conducente? Ci sono tutti in mezzo, signore, e aspettano voi perché vogliono farvi entrare in quella carrozza appena uscite di casa, ma voi non fatelo, signore. Torna in strada, Billy, svelto e tieni gli occhi bene aperti. Sì, signore, grazie, signore! Ah, dottore... Avete un baule da prestarmi per qualche istante? Sì, pazzo, andate a prendere la mia valigia rigida. Devo avere un aspetto un po' consunto.
Lasciatemi andare, lasciatemi! Ah, sono desolato, signora Lyle. Ma solo del vostro primo segnale che abbiamo bisogno. Con esso avete avvertito il vostro amico Moriarty della mia presenza in questa casa. Ora voi volete segnalare che c'è un pericolo. In effetti c'è un pericolo, signora Larrabee, ma non desidero che voi glielo comunichiate. Forman, portatela fuori, fatela stare comoda e contenta. Ah, e dite all'ispettore di attendere. Potrei mandarne un altro, non si può mai dire. Venite, forza! È un'ottima donna, ma la sua attività criminale è mediocre. Ah, ecco, Parson, mettetela qui, grazie. Parson, avete chiamato una carrozza per il dottore, suppongo che sia ancora qui. Sì, signore, penso di sì. Dovreste essere così gentile da dire al vetturino, quello che troverete ora nella carrozza, di entrare a prendere una valigia. Quando arriva gli indicherete questa. Ma non entrerà di certo. E invece deve, la sua unica speranza è farmi salire su quella carrozza. Rischierà quasi tutto per questo. Di questi tempi bisognerebbe dire di non prendere la prima carrozza che capita. Ebbene, dottore, arrivederci. Vi scriverò da Parigi. Ma voi siate così gentile da tenermi informato sui prossimi eventi futuri. Ah, per quelle carte ci penserò io personalmente. Oh, eccovi, buon uomo. Aiutatemi a stringere le cinghie, per favore. Ah, ci sono delle cosette in questa valigia che mi dispiacerebbe andassero perse. Sapete, le ferrovie al giorno d'oggi sono così inaffidabili, di conseguenza... Dottore, volete essere così gentile da suonare due o tre volte il campanello in rapida successione? Forma? Sì, signore. Chi c'è con voi? È venuto proprio l'ispettore. Ah, l'ispettore! Domani sul giornale della mattina leggeremo il pittoresco resoconto del difficile e pericoloso arresto da lui eseguito a casa del dottor Watson a Kensington. Portatelo fuori e presentateli. Saranno lieti di conoscersi. No, no, aspettate un momento, sentiamo che cosa vuole. Voi pensate, Mr. Holmes, che questa sia la fine? Ho osato sognare che lo fosse. E voi siete sicuro che la polizia riuscirà a trattenervi? Non sono sicuro di niente. Ho sentito dire che avete intenzione di fare un viaggetto, voi e il vostro amico qui, un viaggetto nel continente. Se così fosse, ci rivedremo lì. Ovunque voi andrete, cercherete di illudermi, di cambiare itinerario, ma ci sarà sempre chi osserva e riferisce. Ci vedremo lì, e quando io cadrò, voi verrete con me. Potremo rinunciare al viaggio, Holmes. Il mondo è mai stato tanto tedioso, deprimente e vano. Il crimine è banale, l'esistenza è banale, nessuna caratteristica su questa terra al di fuori della banalità c'è. Ah, ma non devo abbandonarmi alle mie fantasie morbose. Il peggio deve ancora venire. Il peggio? Santo cielo, Holmes! Abbiamo appena 5 minuti per arrivare a Baker Street, l'appuntamento con il conte, per recuperare il pacchetto di lettere. No, è tutto a posto, sta avvenendo qui. Qui? Sì, certo, se sarete tanto gentile da permetterlo. Certamente, ma perché non a Baker Street? Eh beh, la polizia non ci avrebbe fatto oltrepassare i cordoni. Polizia, cordoni? Polizia, cordoni, manichette, scale, folla, camion dei pompieri. Santo cielo, cosa intenderete di? Proprio così, le canaglie volevano stanarmi col fuoco. Santo cielo, che peccato! Che cosa è andato distrutto? Oh, tutto! Oh, ma ne sono così felice. Quello che devo fare ora, fra qualche istante, è la fine. Volete dire Miss Faulkner? Erano 3-1, le hanno detto. Venite qui, io le ho detto, statemi vicino. E lei l'ha fatto, si è stretta a me. Capite?
riuscivo quasi a sentire il suo cuore che batteva contro il mio. Come sapevo che avrebbe fatto, si è fidata. Io stavo recitando la mia parte. E stasera qui sarà lo stesso. Lei sarà qui, io sarò qui. Lei ascolterà, crederà, si fiderà. E io starò recitando una parte. No, ne ho abbastanza. Questo è il mio ultimo caso. Via. Ma che cos'è la vita? Una breve storia, al massimo qualche alba, qualche tramonto, il respiro caldo di qualche estate, il brivido gelido di qualche inverno, e poi... Poi? E poi? Mio caro Holmes, penso che il piccolo stratagemma per guadagnare la sua fiducia e la sua stima sia andato un poco oltre le vostre intenzioni. Un poco. Per lei... O per voi? Oh, per lei e per me. Ma se entrambi vi amate... Amore, chi ha pronunciato questa parola? L'amore è un'emozione e di conseguenza si contrappone alla ragione fredda e veritiera che io pongo al di sopra di tutto. Non dovrei mai sposarmi se non voglio che il mio giudizio sia viziato. Non bisogna mai fidarsi delle donne, neanche della migliore di loro. No, 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 devo guarire Miss Faulkner dal suo riguardo verso me finché sono ancora in tempo. Sta avvenendo? Non starà avvenendo da sola. No, c'è Teresi con lei. Ah, quando arriva, fatela aspettare in questa stanza. Sono certo che ci riuscirete. Ah, eccola, sta arrivando. Dottore, permettete che vada al vostro guardaroba per pulirmi un po' gli abiti dalla polvere? Certamente. Mia moglie è nel salotto. Passate un momento da lei. Le farà molto piacere. E per me sarà più che un piacere. Ah, la casa, l'amore e la vita. Pozzo. Signora chiede di parlarvi con la massima urgenza. Se non c'è qualcun altro non entrerà. Ha detto il suo nome? No, signore, gliel'ho chiesto, ma ha detto che non era necessario, perché voi non la conoscete. C'è la sua domestica con lei. Allora deve essere... Fatela entrare. Ah, Parsons, suonerà un gentiluomo, il conte von Stalbur. Appena arriva, conducetelo qui e mandate a chiamare Mr. Holmes. È nel guardaroba. Signore. Mandate via tutti gli altri. Adesso ricevo la signora. Sì. È questa la stanza del dottor Watson? Sì. E io sono il dottor Watson. Potete dirmi se Mr. Holmes, Mr. Sherlock Holmes è qui? Lo sarà tra poco. Miss... Mi chiamo Faulkner. Miss Faulkner, è già arrivato, ma è andato di sopra per qualche minuto. Scenderà presto? Sì, vedete, il fatto è che ha un appuntamento con un gentiluomo e io devo fargli sapere quando arriva. E pensate che potrei aspettare senza recarvi troppo disturbo e vederlo dopo? Certamente. Grazie, ma non vorrei che sapesse che sono venuta qui. Naturalmente, se questo è il vostro desiderio, non c'è alcun bisogno che lo informi. In effetti è molto importante che non lo informiate, dottor Watson. Vi spiegherò tutto dopo. Non è necessaria alcuna spiegazione, Miss Faulkner. Grazie. Suppongo che ci sia una sala d'attesa per i pazienti. Sì, oppure potete aspettare nel dispensario. È meno probabile che vi disturbino. Sì, credo di preferire un luogo del tutto tranquillo. Prego, da questa parte. Quando l'incontro sarà concluso, potreste per favore mandare qualcuno ad avvisarmi? Verrò io stesso. Il conte von Stalburg. Conte? Buonasera. Il nostro appuntamento con Mr. Holmes è stato spostato a casa vostra, deduco. È proprio così, conte. Prego, accomodatevi. Mr. Holmes è un po' in ritardo. No, è già arrivato. Ho mandato qualcuno a chiamarlo. Sono rimasto sorpreso nel ricevere il suo messaggio un'ora fa, con cui cambiava il luogo dell'incontro.
altrimenti sarei andato a casa sua a Baker Street. L'avreste trovata in cenere, conte. Come? Sul serio? La casa bruciata. È tuttora in fiamme, probabilmente. Mi spiace molto. Deve essere stato un brutto colpo per lui. No, se ne cura ben poco. Davvero? Non lo avrei detto. Avete detto, dottore, di mandare qualcuno a chiamare Mr. Holmes? Sì, in effetti mi sembra di sentire i suoi passi proprio ora per le scale. Conte, vi prego, state comodo. Il nostro affare stasera può essere sistemato in fretta. Siete stato avvisato di venire qui affinché io potessi mettere nelle vostre mani il pacchetto per il cui recupero mi avete assunto in favore del vostro altolocato cliente. Devo dire che se non fosse stato per la parola data da parte mia, nonché per le azioni da voi intraprese su tale base, non avrei potuto continuare questo lavoro. Stando così le cose, tuttavia, ho dovuto farlo e ho perseguito l'obiettivo fino alla fine. Ed ora ho l'onore di consegnarvelo. Permettetemi di congratularmi con voi, Mr. Holmes, per le capacità sbalorditive che avete mostrato e per la prontezza con cui avete adempiuto al vostro compito. No! No, no! Ma cosa significa queste lettere? E gli altri oggetti, dove li avete presi? Li ho acquistati. Acquistati? La scorsa notte. E da chi, se è lecito chiederlo? E da chi? Dalle parti coinvolte e col consenso di Miss Faulkner. Siete stato ingannato. Questo pacchetto non contiene niente, non una singola lettera o un documento di quelli che noi volevamo. Sono tutte buone imitazioni. Le fotografie sono di un'altra persona. Li hanno imbrogliato. A dispetto della vostra presunta intelligenza, vi hanno raggirato. Decisamente imbrogliato, Mr. Holmes. Oh mio Dio, che cosa dirà il ministro? Oh, ma è terribile. Terribile. Con questo, signore, non intenderete dire che non c'è una possibilità per cui non siate in grado di recuperare gli originali. Temo proprio che non ce ne sia. Dopo le vostre assicurazioni, dopo i passi che abbiamo intrapreso nella questione seguendo il vostro consiglio, non mi direte che non c'è speranza? Temo che non ce ne sia alcuna, conte. Evidentemente Miss Faulkner ha cambiato idea. Ma tutto questo è assurdo, è scandaloso! Ma vi rendete conto di che cosa significherà in termini di questioni diplomatiche per il governo di Sua Maestà? Non avevate alcun diritto di trarci in inganno in questo modo e ne pagherete le conseguenze. Mi accerterò personalmente che siate trascinato in tribunale. Non c'è bisogno di dire altro, conte. Sarà un tale colpo per la vostra reputazione che vedrete. Sono rovinato, rovinato. Non è rovinato, conte. Signore, la mia lettera prometteva il pacchetto per le 9:15. Sono le 9:14:30. Ah, eccellente! Veramente ammirevole, Mr. Holmes. Veramente ammirevole. Tenete, non cedetelo mai, usatelo solo per ciò che desiderate. Ora è tutto chiaro. Non lo avrete voi. Come? Non lo avremo noi. Non lo avrete voi. Dopo tutto ciò. Dopo tutto ciò. Ma questo signore è oltraggioso. E la vostra parola? La infrango. Mandati, citazioni, ordini d'arresto mi troveranno qui. Watson, mandatelo fuori. Mandatelo via. Conte, sono certo che capirete l'enorme tensione con cui ha dovuto lavorare Mr. Holmes. Aspettate un istante, dottor Watson. Eccomi il pacchetto, conte. No! Preferisco di gran lunga che abbia lui questi oggetti. Da quando siete venuto da me ieri sera e mi avete chiesto di darveli, ho pensato a quello che avete detto.
avevate ragione, era vendetta. Vi siamo enormemente debitori, Miss Faulkner, certamente. E anche a voi, Mr. Holmes, se questo era parte del gioco. Era un metodo veramente originale per ottenere il possesso di questi documenti così preziosi. Ma non discutiamo il metodo di che si ottiene il risultato desiderato. Ho l'onore di augurarvi una buona notte, Miss Faulkner. Signori, da questa parte. Ora che ci state ripensando, Miss Faulkner, vi state certamente rendendo conto della serie di stratagemmi alla quale sono ricorso per privarvi della vostra proprietà. Non avrei potuto portar via gli oggetti dalla casa quella sera. Avreste potuto recuperarli con l'aiuto della legge. Sono quindi ricorso a un espediente crudele e vigliacco per indurvi a rinunciare ad essi. Ma voi? Voi non gliel'avete consegnato? No, naturalmente no. Era necessario che lo faceste voi, come avete fatto stasera. Cosa? Avete visto? È stato un trucco, un inganno, fino alla fine. La vostra domestica vi attende. Ed era un inganno l'altra notte, quando hanno tentato di uccidervi. Mi sono recato lì per acquistare il pacchetto contraffatto, per usarlo come avete visto. Ma sapevate che sarei venuta? No. Ma è capitato a proposito nel mio piano. Ma ora che mi vedete nella mia vera natura, Miss Faulkner, non c'è altro da dire se non buonanotte e arrivederci, cosa che voi dovreste essere molto felici di fare. Vi prego di credermi, non intendevo ferirvi. Erano solo affari. Avete visto? Avrei sacrificato qualsiasi cosa. Anche la mia presunta amicizia per voi era una finzione, una menzogna. Non vi credo. Perché? Dal modo in cui parlate, dal modo in cui guardate, da tutto quanto. Non siete l'unico che riesce a capire le cose dai piccoli dettagli. Le vostre osservazioni, Miss Faulkner, sono alquanto notevoli e la vostra deduzione quanto mai corretta. Suppongo, in effetti, so di amarvi, vi amo, ma so anche chi sono io e chi siete voi. So che un uomo come me, un drogato, incallito, avvelenato, quasi alla fine non dovrebbe neanche sognare di far parte della vostra dolce vita. Anche solo concepire un inizio sarebbe un crimine. Ci sono tutte le ragioni per cui dovremmo dirci addio. Ci sono tutte le ragioni. Thank you.
collaboratrici Silvia, Silvia e Silvia. Antonella. L'avevo letta, c'è Gabriele Mazzoni su Piacenza, lui, come il nostro grande esperto di Sherlock Holmes. Abbiamo vestito questa splendida mostra, oltre a mostre via Empoli, mostre Museo del Vetro, accettato dalle Costituzioni. E si è concluso oggi appunto il congresso nazionale dell'Associazione Uno Studio e Orse, che è l'Associazione di Scienza Politica Italiana. Per me è una grande occasione quella del convegno nazionale ad Empoli, ma non avrebbe potuto essere sottolineato, aiutato e così fortemente valorizzato da questa rappresentazione. Sappiamo che è l'opera più difficile su Sherlock Holmes, è la prima, molto complessa, un'opera che è un pezzo di storia del teatro e che rappresenta quindi un impegno notevole per una compagnia, per un teatro come quello di Empoli, ma che è stata... Con Andrea Gillette si ruota della tomba. Con Andrea Gillette, soprattutto ci stanno bene dicendo, e che è stata veramente una grossa impresa. Abbiamo fatto la compagnia, Paolo Santodelli, la compagnia socio onorario dell'Associazione Uno Studio in Orms, e così in maniera con un abbraccio complessivo a tutta la città, a tutta la cittadinanza, il comune che ci ha aiutato, la biblioteca, veramente è stata una bella manifestazione, è un'opera veramente ben fatta, con personaggi esattamente come il nostro. Abbiamo visto il nostro momento. Grazie a tutti.